Pam 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 pam. Ehi, ciao a tutti, salve, ciao e benvenuti, sono ZTan con sigla incredibile, bellissima. Olè, qui con me c'è il mio Argon di fiducia. Ciao, salve a tutti. Che era il tamburo nella sigla. Applausi al tamburo nella sigla. Spero vi sia piaciuto. Spero non ci odiate troppo. Ok, quindi ho provato a fare, guardate che bello, questa specie di... questo tentativo di grafica a questo giro per vedere se riusciamo a mettere non solo le bande nere, ma queste belle spade laser rosse che indicano la simpatia e la bontà del nostro caro Adalberto. Avete anche già visto, tra l'altro, il riassunto della puntata precedente, che ho fatto 4 volte perché ho, per sbaglio, cancellato 3 volte di fila, con una voglia nel mio cuore di farlo ogni volta che aumentava sempre di più. Quindi vediamo un attimo se adesso tutto funziona. La prima, tutti gli... Il signore mi vuole bene stasera, mi auguro. Le spade laser sono perfette. Le spade laser, cioè, tu non hai idea di quanto ci ho messo a farle uguali. Perché parli dal cesso? No, Fioli, no, aspetta, no. Wait. Perché ho un microfono vecchio, grazie Mac. Ottimo. A posto. Grazie. Io ti sentivo benissimo su Discord. Ma perché su Discord è quello giusto? Perché su Discord è quello giusto? Allora, mi sembra tra l'altro che la grafica sia anche fatta bene, tra l'altro. Sì, ci stava la grande... Oh, ma che bello. Bene, allora. Riapro la risoluzione in modo che io ci possa vedere. Olè, perfetto. Non dovrebbe essere cambiata una favarda a voi. E continuiamo dove ci eravamo fermati. Allora, come ho scritto, cosa è successo la volta scorsa? Semplicemente gli ultimi due minuti, dato che i caratteri erano contati, li ho proprio contati alla parola, li ho contati. E cosa abbiamo fatto l'ultima volta? Semplice, siamo diventati dei Jedi, finalmente. Dei consoli Jedi, se non ricordo male, tra l'altro. Aspetta che vado a controllare. Sì, consoli. Sì, consoli Jedi. Siamo più Sith che Jedi a casa mia, però comunque... c'è scritto Jedi, e ci hanno, hanno donato la nostra prima spada laser, verde, colore un po' di merda, però è il mio secondo colore preferito, quindi va bene così. Allora. Sì, poi intanto la cambiamo in rossa. Sì, quindi. Sì, la prima cosa che faccio proprio, ma tipo subito, proprio la prima cosa che faccio è cambio la spada laser in rossa appena trovo il coso. Comunque sì, esatto, Marti lo... Sì, io sapevo che si chiamava Adalberto. L'ho sentito in un video di Ora Dopo Stronzate, penso che anche te. Che Steiner, Steiner si chiama Adalberto in italiano. Di Final Fantasy. Adalberto Steiner. Adalberto Steiner, mamma mia. Allora, Il personaggio più figo di Final Fantasy, dopo Vivi. Esatto. Allora, ok, dobbiamo andare nel boschetto di meditazione, che sembra un luogo dove si fuma le canne, Però, magari no. O magari una cosa non... sì. Esatto, o magari una cosa non esclude l'altra, come si dice, quindi sì, andiamo bene. Tra l'altro ho fatto un attimo 2 ricerchine su, su appunto, The Old Republic. Ho visto che facendo la route da Sith, cioè da Sith, vabbè, non da Sith, da malvagio, come stiamo facendo adesso, è un casino.
strano, tra l'altro. Perché, come avevo detto, io il gioco l'ho finito più volte, ma l'ho finito sempre. Scusami un attimo, potevi diventare Sith anche senza fare la parte da malvagio? No, intendevo Sith nel senso di cattivo, cioè il lato oscuro. Ah, ok. Cioè, se fai la partita dal lato oscuro, hai casini. Perché tipo tre quarti del roster, tre quarti dei compagni ti attaccano a un certo punto, più o meno. Ah. Quindi bene, eh. Oh, via. Primo ban alla grande. Wow! Olè. Mi spiace, olè. Grande Saiyan. È scritto male comunque, perché sa I-Y-A-N. Però va bene. Allora. Magari quindi c'erano già. Cosa? Magari c'erano già. Sì. Ah, sì, puoi entrare in chiamata, Marti, tranquillo. T'ho visto che eri mutato, tranquillo. Appunto, dicevo, quindi giocare al lato oscuro ci incasina con parecchie persone. Il tipo della forza doveva essere un banhammer. Ciao, cara. Sei molto lontana. Molto lontana, probabile. Il mio microfono oggi diceva birichino. Il birichino, per dire una parola gentile, birichino. Allora, ad Alberto Steiner. Quando ho letto ad Alberto, mi siete venuti in mente. Bene. Ho detto no, cazzo. Allora, guardavo un attimo se hanno roba da vendere, ma fucile d'assalto. Carino. Ma il lato oscuro, se giochi la partita dal lato oscuro ti perdi perché è tutto buio. E poi detta questa io. Dio. No, Walter, no, cioè, già tre è troppo, quasi. No. Non puoi fare solo tu, battute stupide. Beh, sì. Io sono la parte idiota, voi dovreste essere la parte seria. Io e Aaron la parte seria. E beh, perché mi hai chiamato? Porca demonia. Anch'io che ci provo. Allora, il coltello di Sanasiki, che è una katana a casa mia, mi sembra, più che un coltello. Metti che questo Sanasiki è gigantesco. Allora, sì, no, bravo, Argo, ma bravo, bravo. Costa 7000 crediti, e quindi sta minchia è proprio col Sanasiki sembra tipo un santo che viene dalla Puglia. Sanasiki è un santo che viene San Nausica, quasi sembra. Allora, mi scazza il fatto che non abbiano dato i vestiti. Cioè, sono un cazzo di Jedi. No, non qua, quasi. Sono quasi un Jedi. Dammi i vestiti. 5 mega e mi scatta comunque. Non è. Confermo. Confermi cosa? Confermo la cosa di Medbox su Facebook. Ah, ok. Perché non. Mi scazza il fatto che non posso tenere la chat di lato. C'è come il pop-up. Come c'è il pop-up? In alto, dove ci sono i tre puntini. Pop-up. Se lo schiacci, provate. In basso c'è pop-up. Ciao. Così posso chiudere Hitbox, così mi occupa ancora meno banda. Ma è una dirti, ho scritto. Ho preso sono appena arrivato la live su YouTube. Ormai Argon su queste cose sa tutto. Ok. Adesso. Chat. A posto. Funziona. Ok. Dopo, Mario. Però minchia, tutti stanno dicendo io non ci riesco. Io non no, ci ma riesco. In verità sono Dingle e Mario che lo stanno dicendo. Gli altri. Ah no, è anche Matti. Gli altri dicono che funziona bene anche chi ha due di download. Sì, infatti, non riesco. C'è una cosa che non capisco. Chiudete Steam. Ah, il cortile diventa.
minchia. Mario, veramente, non far... Scusa. Non bestemmio perché sono in live, se no... Porca puttana. Perché non mi apri l'uscita per l'enclave? Perché Mario che l'ha controllo? Perché devi chiudere Steam per aprire la porta della corporale. Non è che devi... Ah, devo parlare col droid. Ok. Ora posso uscire. Andiamo a uccidere tutti. Adesso non mi frega un cazzo. Ricordo che qua ci sono un sacco di missioni per aumentare il lato chiaro. E le faremo tutte uccidendo tutti. E io sono molto felice in tutto ciò. Qua c'è zero delay. Sì, qua non c'è delay. Perché se ci registriamo XCOM con Mac, c'è... Purtroppo adesso è un po' peggiorato. Ci sono sugli 8-10 secondi. Prima erano 3. Era uno spettacolo Hitbox prima. Adesso dà un po' più fastidio, però. Allora, buongiorno, signor Gar. Salve. Sono un membro dell'Ordine Jedi, certamente, non si vede. Sono soltanto un apprendista. No, sti cazzi. Sì, sì, vi stanno aspettando. Sì, sì, certo. Vai, vai, bravo. I hope the Jedi Council no, con questo chiaro non si può mettere i suoi giganteschi sopracciglioni che si uomono in maniera disgustati. Ok, sto qua sta rompendo il cazzo perché i Jedi non fanno niente, i Mandaloriani li stanno uccidendo tutti. Stai calma. Cioè, tanto, eh. Che cazzo dici? Vabbè, non è che i Jedi devono avere per forza... E tra l'altro, esatto, noi abbiamo un Mandaloriano in squadra, quindi ha da dire. Noi siamo Jedi, la nostra decisione è sempre... Cioè, vedi, Mata ha 3 download, di download, e gli va, quindi... Allora... L'hanno ucciso. Esatto. Solo un idiota direbbe di no con una pistola puntata alla tempia. Sei scema, non è colpa mia. se sono 50 persone grosse come Kanderus che ti puntano una pistola alla testa, devi darmi soldi, dici di no, sei scemo. Perdonami, Allora, io non sono ancora un Jedi. Non risponderò mai a sta cosa. Proteggerò te e i tuoi amici. Vi rivendicherò la morte di tuo figlio. No. Ecco, forse potresti darmi qualcosa in cambio. Mi sento molto Juanita e Kuro, cioè tutti i miei personaggi di base. Punti lato scuro guadagnati, bene, grazie. Dove, qual è la differenza? Cioè, a parte che Kuro era un nano e Juanita una lucertola, era uguale. Beh no, Kuro era buono. Cioè, era molto approfittatore. Erano uguali cosa? Era molto un approfittatore. Però faceva il bene delle persone, se riuscì, poteva. Con remunerazione faceva il bene. Juanita no, ti inculava per cindere. Ogni tanto Argon arriva e sembra che vi sbuchi da dietro le spalle. Sì. Con le affermazioni violente. Mentre ad Alberto no, vuole solo vedere il mondo bruciare. Ad Alberto. Esatto. Si possono linkare le cose? Sì, e non fatelo. Sì, esatto, anche se si può non fatelo, perché si rimuove il messaggio al secondo si banna. Esatto. Sei un Jedi, sono grado dell'ospitalità. Giusto, potresti darci qualcosa in cambio per l'ospitalità. Vaffanculo. Non hai soldi, pezzente. Abbasserei il volume di distanza quello degli altri. Pronti. Perché abbiamo temato tonata di colpo? Ragazzi? Dimmi. Perché abbiamo timeout automata? Non l'ho timeoutato. C'è scritto. Mata. Ma perché? No, ho cancellato il messaggio. Mi sa che qua... No, ha cancellato il messaggio, ma la faca comunque commenta. Ah, sì? Ah. Sì, sì, sì. Non comprendo. Ha commentato, non lo sapevo. Ah, ok. Ok, mi sono abbassato un po' il mio audio. Perfetto. Adesso. Sì, esatto. Andiamo. Quello è un unicorno. Salve. No, ok. Ci sono delle mante giganti che volano, però mi inquieta un po' tutto ciò. Elise, buongiorno, signora. Greetings, young Jedi. Ecco, la signora ha perso suo compagno. Ma queste donne così. Come fai a perderli? Cioè. Sono Elise Montagne. Dopo Monti.
Il suo marito, probabilmente. E poi dici che sono io. Ah, dici che time out è un bug. Ah, ok. Il tuo compagno. Eravamo al lavoro. Ok. Sentì la porta di casa aprirsi ma non chiudersi. Mi recai per controllare e la trovai aperta. Ma cos'è, un cane che se la porta si apre e scappa? Rapito. È possibile? I mandaloriani, i mastini. Ah, sarà un mastino cat quello a fare lì sopra. Ok. Quelle mante fanno tanto di Demon Souls. Sì, è vero. Sì, abbastanza. Ok. Se trovi una spada, usa. Esatto. La porta è stata manomessa? No, la porta era intatta. La porta si è aperta all'interno? Sì, ma non aveva motivo di scappare. Era programmato? Il tuo marito è un droide? Sì, è un droide. Ok. Cioè, hai qualche problema? No, non figurati. Ma hai letto Shogi? È l'unico amico che ha su Dantooine. Ma complimenti. Tu vivi sola con questo droide. A cosa ti serviva questo droide? Bravo Adalberto. Bravo. Bravo Adalberto. È un droide di assistenza personale. Metallico è meglio. Esatto. Ah, ha creato questo qua per suo marito vivo. Ha creato questo qua per stare per sempre insieme a lei quando è morto. Riportami mio droide. Se mi capita, sì. Se mi capita, sì, perché dopo si può fare una cosa figa. Una cosa tre lei il ritorno di Super Victor. No, si può tipo uccidere a tipo fare a pezzi il robot e dirgli che no, è morto piccino. Sì, sì. Oh, ciao. Va. Ecco. Però non avrà mica di domanda da cibo. Ah, questo omino qua ci dice tante cose abbastanza inutili. Per fargli vendere, cioè ti dice di che ti vuole vendere roba. Le cose utili sono: dammi le mappe. Dammi le mappe. Dammi anche questa mappa. Grazie. E ora fammi vedere cosa vendi. Perché le mappe sono utilissime. Perché se schiacciamo M adesso ci farà vedere tutto quello che c'è nella mappa. Era un po' come hackerare nelle strutture la rete di informazioni per scaricarsi appunto la mappa della zona. Così possiamo vedere tutto. Ed è uno spettacolo. Allora, c'è l'armatura di Cassius Fett, che è papà di Boba, non so, che è resistente a tutto ed è potenziabile. Costa 150.000 crediti. Che l'armatura di Cassius Fett, l'uomo più ricercato dello spazio conosciuto, famoso per aver ucciso il capitano di una fregata ammiraglia della Repubblica durante la battaglia. Minchia. Ok. Cos'era, Marti? Scusate, che Sol ha detto: avete visto il tweet porn alla Nintendo? E di curiosa sono andata a vedere. C'è scritto: congratulazioni, Nintendo America! Avete rotto internet. Pokémon Go è ufficialmente molto più popolare del porno. E 15.000? 15.000? Ho letto male, chiedo scusa. Ok. No, vabbè, non c'è nient'altro che mi freghi. Resta comunque molto costoso. Esatto. Però adesso abbiamo la mappa della zona. Eccolo qui, Segugio. Salve. Come ho fatto a vederti unicorno, devi proprio dire. Però vabbè. Allora, oh, mastinica. Oh, posso usare il lampo della forza. Venite. Su. Vabbè, Kanderus, già che ci sei, due fucilate tirale. Non è che ti tengo qua per non fare un cazzo. Poi. Coso, Zalbar. Eccitazione migliorata. E io mi occupo dell'ultimo. Lampo. Come imbito dall'armatura? Non può. Ecco qual era il mio problema. Non si possono usare i poteri della forza se si ha un'armatura. La magia. Esattamente. Detto proprio papale. Non si può usare la magia quando si indossa un'armatura. Scusami, Zalbar, non hai armi! Scusa! Mi sono dimenticato! Va bene! L'hai mandato a me! Perché senza armi, tra? Perché gliel'avevo tolto io. Per permettermele io. Scusami, Zalbar, che dovenia. Tieni, Zalbar. Allora. Vibrolama di missione. Eccola qua.
Hai la, il talento per due spade? Non mi ricordo. Te l'ho dato, un talento per due spade? Dov'era? Salbarino? Caratteristiche. Salbarino? No, no, per un cazzo non ha il talento per due spade. Quindi se te ne tieni solo una. Ok. Adalberto, yes. Per quello volevo che mi dessero il... come si chiama? La veste Jedi. Perché almeno un po' di armatura la dà. Un po' poca, ma la dà. E invece così mi tocca bene andare nudo. Mi hai pugni nelle mani. Nudo. 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 Ok. Bello che di tre persone, tra qua una donna, quella che non sta dicendo nudo è la donna. Giusto. Allora, Kanderus. Spara. Spara. Uh-huh. Sei troppo lontano. Spara. Kanderus, allora, spara. Bravo, Kanderus. Spara. Che mira di merda che hai. Allora. Sure. Oh, fulmine della foto di nuovo. Ok, ucciso. Però abbiamo visto il nostro primo fulmine della forza. Che bella roba. Ma visto che è così figo Hitbox, perché non lo facciamo sempre qui? Beh, perché su Hitbox non mi segue nessuno. E quindi, cioè, nel senso, farle su Hitbox bisogna vuol dire... spamarlo un po' di più, perché Hitbox, esatto, funziona veramente bene. Lo so. Ho un test anch'io, penso. Davvero? Sì. A sto punto però lo sfruttavo anch'io. Perché Hitbox non è per tutti, Baudio. Ma c'ho parte, però ce la fa. Quanti siete però? Lampo! Di nuovo! Lampo! Che bello! È bellissimo! Oh, fa tanto sugo! Esatto! Peccato il colore della spada all'albero. Il nostro Adalberto sta crescendo! E uccide la gente! Mi ricorda Mushu in Molasses. L'ho fatto apposta. L'ho fatto tanto apposta. La mia bambina cresce e salva la Cina. E salva la Cina. Esatto. Cresce, corre e diventa Sith. Esatto, nasce, cresce, corre e stermina l'universo. Come crescono in fretta. No, aspetta, non è che lo stermina, lo conquista. Vorrei dire che è il figlio di una coppia di fatto, Mazzetto è notoriamente una donna, quindi... Esatto. Notoriamente. Vorrei fare battute col fatto che è notoriamente notorio. Mi trattengo. Hitbox è per borghesi, no, non ho problemi. No, anzi, Hitbox è proprio popolare, Hitbox. Non lo caga nessuno. E Matafaka ha osato dire no. Chi è morto? Borghesito. Oh, cazzo. Shit. Chi è morto? È morto il tank. Quando muore il tank non è proprio una bella cosa, eh? No, soprattutto che sei nudo adesso. Esatto. Non hai neanche armatura. Ok, Kanderus, grazie. Se mi dai una manina, almeno tu. E cerchiamo adesso di fare male a questo qui con l'esplosione di potenza suprema. 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 Ma potrei curarmi io, in effetti, non ci ho pensato. Medikit. Non antidoto, medikit. Ne ho pochi. Curati, curati. Wow, che curatona. Ce ne facciamo un'altra? Ok. No, sapete perché continuo a preferisco YouTube a Hitbox? Perché la chat è nera e mi dà cioè, devo fermarmi a leggerla e mi dà fastidio leggere la chat. Ok. Stando lì. Pensa che guardo YouTube Gaming, sono così anche su YouTube. Io non riesco a leggerla. Cioè, è pesante per gli occhi. Mi piacciono le bande laterali, oh, bene. Zalbar, sì, tirati, vabbè, su, Gesù, perché veramente sei inutile al. Recuperati l'inizio, God, poi che c'è la sigla. Cazzo. Tu fai il tamburo. Tu fai il tamburo. Esatto. Sono rimasta scioccata. Tanto. Esatto. Tra l'altro, Mac alla fine non ha avuto il tempo per mettere la sua parte, perché non l'ho sentita la sua parte. Quindi, no, no. Si è rifiutata probabilmente. Maledetto. Maledetto. Lui che vuol fare youtuber serio, bene. Sì. Noi che avevamo un'altra idea, lui ci tira fuori quello.
Scura è meno pesante per gli occhi, lo so, ma è probabilmente l'abitudine. Prova a mettere le cuffie per sentire la Marti. Perché? Non si sente? Io la sentivo prima quando... Okay. Può darsi che il mio microfono sia ancora un po' bassino, ma non voglio alzarlo per non fare l'effetto robotto. Aspetta, ti posso alzare io. Perché non c'è il volume? Ehi, volume? Ah, eccoti. 125. No, io la sento bene. Okay. Sentita bene. L'ho alzata di un quarto adesso, dovremmo esserci. Adesso, qui, esatto, siamo... Ah, tecnicamente io potrei andare... Ah no, no, un cazzo, perché non stiamo cercando... Niente, niente, ho detto una cazzata. Comunque, in quella visione che vi dicevo, vediamo una strana zona, era questa. Tanto che le cazzine non le potete vedere. Questa era la strana zona che vedevamo nella cazzine. Che sarà l'ultima missione che abbiamo da fare su Dantooine. Dantooine, io lo preferisco. Dantooine mi fa tanto francese. Dantooine fa tanto francese, non Dantooine. Più un nome francese, Dantooine. No, Dantooine, regge di San. Dantooine de Marco. No, non è la D'Artagnan. Vabbè, sì, sono fratelli. Allora, devo andare a sentiero sud. Quindi andiamo a incontrare Mario. Mario, sei di qua? Ma tanto Mario non è in live, niente, peccato. Allora. No, è su Dota. È su Dota la merda. Allora, terreni Matale. Ah sì, è vero, ricordo. Avevo un poca vita però per affrontare queste missioni. Sono d'accordo con te, Zalbar, è merda in questo momento. Sure. Più che altro, cioè, dovrebbero mettere un'impostazioncina di posso curarmi quando non sono tipo in combattimento. Sì, esatto. Ma sai che io mi ricordo che c'era. E mi ricordo Mario che c'era. Tutto anche sì. Fatemi un attimo controllare i tasti, perché assegnazione tasti, perché io ricordo che ci fosse una specie di riposo. Precedente, successivo, corri, cammina. Gioco. Pausa, azione, attivazione, attiva potere. Attiva. Ah, perché. Ma dai, ma. C'era veramente i tasti invece di cliccare? No, vabbè, faccio casino. Schermata la map, meno missioni, meno opzioni, inventario, personaggio, cambia leader. Modalità solitaria. Ah, ho trovato com'è, ok. Sabotaggio rapido, caricamento rapido. Oh, vedi, so diesis, ti vogliamo bene. Troppo bella la sigla, comunque, l'ho appena vista. Allora, no, non c'è il riposo. Ero convinto ci fosse, devo essere sincero. Però ho scoperto il tasto per fare questo. Fua! Ora sono realizzato. Allora. È un tasto che serve solo a fare questo. È talmente inutile per qualsiasi altra cosa. Ah, serve soltanto per muovere la spada? Sì. Serve solo per far roteare le armi. Esattamente per quello. Inutilità. Ma che no, 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 no. Ma stai scherzando? Stai scherzando. Cioè, te non hai mai giocato al VR di Star Wars? Esatto. Mamma mia. Lampo! Quanta potenza. Due spade lacrime. No, vabbè. Io ne usavo una tipo duello, cioè con una dietro e una davanti. Cioè, mi sentivo veramente... Mi sentivo... Un Jedi d'alta borghesia. Non tirare una granata, ho fatto una struzza! Fatto la struzza. Ho tirato una granata nei denti di Zalbar e nei miei. Ho miscliccato, ammetto. Ti prendi gioco dei nemici ruotando l'arma. Sì. Diciamo di sì. Diciamo così. Mettiamola così, dai. Allora, in teoria, ecco, di qua non abbiamo la mappa di qua. Come mai? Ho comprata quel mentecatto. Ma mi sarebbe stata tutta. Probabilmente non era di questa zona. Allora, qua semplicemente dobbiamo uccidere tutti i mastini che ci sono. Ma anche lì, ci sono 5.000 maestri Jedi in quella enclave di merda, no? O anche i Jedi normali, perché noi siamo delle pippe in questo momento. Non possono loro... Dove cazzo?
cazzo vai, Kanderus, attaccare lì? È la solita storia, anche sugli MMO, tipo su Guild Wars. Non è che ci sono così tante missioni, se c'è tanta gente che potrebbe ammazzare tutti. Sì. Ma c'è... Ho capito, ma c'è l'enclave a un metro. Uno. E lì la vedo da qua. Cioè, cazzo, stanno morendo tutti i contadini uccisi dai segugi. Cazzo. C'è un tasto per l'elicottero col pene? Beh, sì, questo io lo considero l'equivalente dell'elicottero col pene. Tra l'altro anche laser. Tra l'altro, esatto, non lo puoi fare solo con spada laser, anche se uso Zalbar lo fa. Sure. Però diciamo che c'è meno gusto. Per le armi? Per le armi non c'è un cazzo. Per le armi a distanza. Ah. Non voglio di lightsaber. Ok, posso stare anche tutto il giorno, potrei fare una live solo me fermo a schiacciare X. Così. No! Io me lo installo. Le mante che volano nel... Ok. Ma quanto veloce! Ma se lo muovi così velocemente si vede anche l'ora. Una meridiana laser. No, io stavo pensando, se lo muovi così velocemente sembra a me con la webcam con il lag. No, ma c'è perché io avevo fatta una cosa tipo la spada laser, sempre di Star Wars, sveglia. Che in pratica si muove velocemente quando attacchi a cosa e visivamente ti fa l'ora e la data. Poi faccio dei misti 10 ore con Adalberto che muove la spada in quel modo. Visualizzazioni a pioggia. Ti sento benissimo adesso, come mai? Sì. Perché ho tolto la... Ah, ok. Ah. Sento, oddio. Da. Grazie. Mi sento... Oddio, that's what he said. Mi sento un po' troppo alta, però. Aspetta che ti abbasso. Adesso l'abbasso. No, lascia, ti rimetto io a 100. Ok. Ok, ci siamo. Adalberto si stava affappando, sì. Ma duro proprio. Che triste della fibrolama rispetto al wom wom della spada laser. È vero, hai ragione. È proprio una cosa triste. Allora, in questo momento avrei tanta sete, dovrei andarmi a prendere da bere, però lo faccio per... Abbiamo perso mezz'ora, abbiamo perso tra cazzate. Quindi quando troverò un punto morto, elegantemente corro in cucina, senza farvelo notare, e bevo. Ma scusa, non puoi portare la roba qui in camera? Non ho la cella ai cinesi, quindi dovrei mettere il palo. Boom! Mi stava scappando una... Colpiti tutti! Guarda, ti evito la battuta che mi stava scappando. Grazie. Sono quasi morto anche, quindi... Ma io sono convinto che ci fosse un riposo, però. Perché io ricordo che non usavo tutti questi medikit. Eppure prendevo botte. Cosa, Marti? No, è una cazzata. Ok, perfetto. Cazzata. Ah, e se lo dici vuol dire che era veramente grossa, perché... Cioè, se non... Perché... Sai Facebook che ti fa rivedere, scopri i ricordi del tuo passato? Mi ha risbucato. Argon, no! Mi hai risbucato. Non ho detto a voce. Torque, miseria. Hai scritto anche con congiunzione, comunque. Merda. Mi hai risbucato un video di tanto tempo fa. Non ho fatto la recitata. Un remix della voce di Legolas che diceva dei Taking the Hobbit to Isengard. Con su... Con quella, con la versione Tunzettara de... Sì, della capisco, canzone. Capisco. E quindi... Capisco. E quindi è tornato in mente. Capisco. Ho detto no. Detto no. Ho presente esattamente quel remix, proprio. Oddio. Allora. Siamo nella villa Matale, dove non andiamo adesso perché ci sparano a vista, se non ricordo male. Quindi andiamo fuori. È inutile che fai i soldi, è scritto una cagata. Non può usare la forza per prendere da bere. Non è, è soltanto un Padawan ancora. Non sono neanche un Padawan, tra l'altro. Tecnicamente alzava il tablet. Esatto. E le sedie. E le sedie. E me stesso.
Allora. Perché? Cosa vuol dire? Tengo la chat aperta su YouTube e mi sposto, no? Non capiamo, non capiamo. Perché la live non funziona su YouTube. Perché... Ah no, probabilmente voleva scriverlo su YouTube. Ah, ok. Oh, i mandaloriani che minacciano la gente. No! No, ti prego, prendi mia moglie e i miei figli. Bravo, questo uomo è un uomo intelligente. No, l'hanno ucciso. Peccato. Ah, però lui se le vuole prendere lo stesso. Però no, non vale. Allora, sì, sì, sì. È come dire la borsa o la vita. Se tu ti, gli dai la vita, non ti può prendere la borsa. È la stessa logica. Ricordo uno sketch di Ale Franz bellissimo su questo argomento. Ma se io scelgo di darti la vita, allora la borsa la lasci qua. La GIF di God qui su Discord è interessante. Oh, che bello che devi colpi con la spada. Ma a pugni mi vieni, guerriero. Ho capito che sei guerriero duro, se quindi ti credi spesso, però. Che figata che respingo i proiettili. Tanto c'è Zalbar che si mena durissimo con un, con un mandaloriano. Zalbar Medikit. E poi eccitazione, per favore. Ma che cazzo, cosa hai dai colpetti normali? Sure. Su, Zalbar, curati. Zalbar. E poi eccitazione, 92 cm e... randellate. Anche perché io non conosco l'anatomia Wookiee. Però secondo me c'hanno un favone di parecchio, eh. Ok, abbiamo ucciso i mandaloriani. Dove scappa? Ma dove scappa? Ma dove vuoi scappare, ciccino? Allora, ma provano veramente. Mi fanno tenerezza quando provano a scappare. Allora, carabina blaster? Che cazzo è carabina? Ci sono adesso. Carabina blaster. Dov'è? Carabina blaster. Fucile, quindi ha due mani. Fa da 1-8. Ma è un'arma normale. Cioè, è un fucile. È uguale. Cosa cambia? Cosa cambia con fucile blaster, gioco? Assolutamente una fava. È solo un nome. Anzi, ha meno raggio. Ok. Non capisco. Comunque, hai incontrato alcuni predoni mandaloriani che infestano Dantooine e li hai uccisi. Non sono sembrati così potenti e organizzati come ti hanno fatto credere. Forse non hai ancora incontrato gli elementi più potenti. O forse sono delle pippe. O forse, dato che sono un Jedi, gli faccio il culo a prescindere. Tu non vuoi essere un Jedi? No, sì. Per il momento però lo è. No, poi ripeto, i Sith sono Jedi. Malvagi, ma sono Jedi. I Sith sono una razza, poi ricordiamo. Sì, puoi arruolare Jar Jar Binks. Secondo me Jar Jar Binks è il signore del male, comunque. Io serve uno stereotipo razziale in ogni squadra. Ah, ma ce l'avremo. Molto più avanti. Potete dire tutto quello che volete, ma secondo me Jar Jar Binks è servito. Cioè, aveva la sua utilità. Sì. Da farsi odiare. Cioè, diciamo che era... concentriamo... tutte le cose brutte del film su di lui, così evitiamo il resto. Cioè, evitiamo che pensino a quanto faceva, quanto era noioso il resto, concentriamo su di lui. Ma tecnicamente io... ha salvato tutto, eh. Cioè, lui è riuscito a unire il suo popolo con quello lì dei della regina e li hanno salvati. Cioè, hanno salvato tutto quanto. C'è una teoria su Jar Jar Binks, spia dei Sith. Sì, mi ricordo. L'avevo letta. Era bellissimo. Non lo vedo abbastanza intelligente, però magari. Vabbè, ma sulla storia dei Sith non è abbastanza intelligente davvero. Per comunque un po' di razzismo potremmo tirarlo fuori quando recluteremo quello che probabilmente sarà l'ultimo membro della squadra. Che probabilmente non recluteremo neanche perché ci attaccherà a vista, però. Chissà. Ripeto, non l'ho mai fatto. Sarebbe buono. Sì, è buonissimo. Fa quasi schifo per quanto è buono. Ah no, aspetta! No, no, è neutrale! Tutta una stronzata! No, forse ce lo portiamo. No. Forse ce lo portiamo. È uno dei pochi che ci portiamo dietro. Tecnicamente, bravo. Chi è che ti attaccherebbe? A parte Card. Card. Cart. Cartonassi, ingegner Cartonassi. Ingegner Cartonassi.
con te! Cazzo! Sono morto? Sono morto prima di prendere il medikit. Aia. In effetti nudo è un po' un casino. Mi sembra strano però che non mi abbiano buone forme. È morto. È morto anche Zalbar. Sospettano di te, sanno che se vuoi essere un Sith. Sì, probabilmente. Ma più che altro, non è che te la mettono da qualche parte la devi recuperare. Ma non mi pare. Caccia al tesoro. Zetto livello, ma come? A schiaffi? Zetto salva. Quello ci può stare. Un po' ah, meno male che un mastino non mi sta cagando, cioè è lì fermo ad ansimare. Meno male. Fa le cosacce, fa le cosacce. Non è che la devi chiedere? Boh, può essere. No, oh, anche. Guarda, lo diceva anche il mio maestro di salsa, che tu gliela lui la chiede e lei gliela dà. Zetto farma. Si arriva la mano. Sai che mi pare che sto gioco non si possa farmare. Se ricordo bene. Cioè, i livelli sono questi e te ne stai. Allora. Forse mi ricordo come si fa a ripristinare la vita. No, forse no. Argon, ma sai che in Star Wars... Ti ci ridi, Marti, ma senti che mi hai fatto lo spoiler. Lo so, però ormai... Bravo, intrattenete che vado a prendere il bene, arrivo, ciao! Cosa? È andato a così, prendere la bene. Sì, sì, così, diretta. E comunque, vaffanculo, Argon, ormai è passata. Sì, sì, ormai l'ho visto. Ma era, cioè, praticamente dall'inizio del film che mi immaginavo. Troppe citazioni a vecchi Star Wars. Non se ne è accorto nessuno. No, no, no. Certo. Ah, ok. Ora mi ricordo come si faceva a ripristinare la vita. Dingle, che bei ricordi. Grazie, Dingle. Ti voglio così bene che non ti bando a tanto così. E non si può vedere neanche quanto, quindi attentino. Guarda, arriva dal nulla il Warhammer, dal famoso lato oscuro. Oh. No, lo zetto pelato. Lo zetto c'è, non è mai andato via, tranquilli. Allora. Comunque, esatto, basta tornare a Lebon Oak e ci si ripristina tutto. Vita, cazzi e mazzi, mazzi e cazzi. Allora. Ma quanta gente c'era quando me l'ha spoilerato brutalmente? Era in live, era una live. Era una live? Ah, addirittura. Sì, era una live, ragazzi. Era la live dello Zetto, me lo ricordo. Per dire. Allora, era una live dello Zetto con Juanita. Allora, 14 medikit, quindi devo comprare 1, 2, 3, 6 medipack. Tutti quelli avanzati che hai. E basta, poi il resto mi frega un cazzo. Esatto, però tu rifornisci i mandaloriani, mica pezzone di merda? Knight tira fuori la teoria secondo la quale YouTube è crashato perché c'erano troppi mod. Siamo tantissimi sulla tua live. Zetto, era su TS, ma sì, anche se... No, non era TS. Forse ah, no, era su TS, era su TeamSpeak, è vero. Però c'erano tutti, praticamente. Mi sembrava che non era una live. Era su TeamSpeak. Ok. Vabbè, già che mi avete detto, proviamo ad andare a vedere se da qualche parte c'è un vestito Jedi. Perché andare così a schiaffi. Signor Disra, buongiorno. Sono un nuovo apprendista, sì. Come trovi le tue lezioni? Sto cercando dei cristalli per modificare la mia spada. Ci sono dei grotti. Buona fortuna. Vaffanculo. E lui lo stereotipo razziale. Puoi arruolare in un misti così verdi? No. 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 Potremmo tra un po' potremmo reclutare uno stereotipo razziale un po' più normale, però niente di così strano. Oh, la stanza di allenamento. Forse qua. Kanderu Zalbar. Ah no, salve, c'è sempre il mio maestro. Il lato oscuro continua a opprimere il bosco. Sì, lo so, ma mi serve un'armatura piccola. Adesso anche. Vado a chiedere se mi prendono con loro. Esatto. Guarda che se mi fate incazzare vi faccio prendere con loro. Pezzi di niente. Allora. Ah, perché sulla live avevamo citato il fatto che era accaduto. Basti là, non è che puoi darmi i tuoi vestiti. If you have questions, you should... No. Ti starebbe un po' stretto. Good evening. Forse. Va poi bene. Ti direbbe succa. I see.
Sì, no, no, nessuno mi caga. Niente. Quei cosi erano a Ammanin. O Ammanin. Intendi qua a Genova. Ah, aspetta, Ammanin. Forse... Esatto, bisogna introdursi di nascosto nelle stanze dei Jedi e rubargli le cose. Ah, ok. Sì, per recuperare l'armatura che ti dovrebbero dare loro. Forse, eh. Qua c'è il signor Sol A. Salve. Mi fa crashare la live se la guardo bene. Il signor Sola. Il signor Sola. Esatto. Ciao. Ah, uno che gioca a Pasak. Ok. Ma infatti mi mancava un po' a giocare a Pasak. Sì, sì, è Sola. È una Sola quest'uomo. Prima che ho cassettone. Medikit. Non mi frega. Io sono una cattiva persona. Mi sono persa lo spacchettamento di Zetto. No, ritrovi un'immagine su Facebook. Ho visto l'immagine, ma non capivo niente. Why are you bothering me? Niente, non... niente. Senza di me ha trovato un'epica. Esatto. Ok, l'ho fatto sclerare di un attimo di nuovo male. Ok. Allora, quindi, non ho assolutamente idea di... Che succede? O mi è entrato un ladro o la corrente ha chiuso la porta. Vado a controllare. Beh, se entra un ladro, credo che il ladro ci rimetterà un po' di dita e falangi. Ricordando sì, come è arredata la casa dello Zetto. Già. Oh. Mamma mia, senti che rumori. Sta combattendo contro il ladro. Ok, questa era la testa del ladro che cadeva. Ha vinto. Ok, no, e la porta era, aveva sbattuto una porta. Adesso ci dice che ha sbattuto una porta. Adesso dice che ha sbattuto una porta. In realtà sappiamo perfettamente che ha ucciso il ladro e l'ha decapitato e ha nascosto il cadavere. Sono andato con cioè io vado sempre con intenti bellicosi quando sento rumori in casa, quindi se succede. Ma infatti ho appena avevo detto ad Argon, ma il ladro è spacciato considerato il tuo arredamento. Ti dico, si era vestito da chierico con l'arco. No, da chierico, no, quando mi ero vestito da chierico avevo la divisa del 118 e avevo un mestolo, quindi non mi rompe. È vero, vabbè, però è un chierico particolare con l'arco. Ah, il mestolo c'avevi in cucina. Era l'unica cosa semicontundente che avevo in casa. Allora, Fre, se ti rapinano casa in live hai il minimo 20 milioni di visual. Sì, ogni volta che sento dei rumori strani provenire da casa, tipo... Mi aggiro per le stanze armato. Basta tanto proprio. Ovviamente non con armi da fuoco, perché io no, armi da fuoco, ma con di solito mi porto tipo l'unica arma affilata che ho in casa. Cioè no, quasi l'unica arma affilata, che è un pugnale, e nell'altra dipende. O niente, oppure un coperchio di qualcosa. Cioè, io le uniche due stanze dove non ho trovato armi erano il bagno e la camera di tua madre. Sì, giusto. Sono le uniche due. Giusto. Oh, signor Bolok. Apprendista, giunge nel momento più opportuno. Sì? Fategli una domanda a cui il solo vero Zetto può rispondere in caso di replicanti. Che Morgoti sarà sicuramente un altro. Tigi bada 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 gidi bobo. Bula bula bula. Ok. Ok, allora, praticamente, cosa dobbiamo fare adesso? Siamo chiamati a fare da giudici in un processo. Davvero? Sì. Niente armi nel bagno? È una follia! No, non servono armi nel bagno, fra. Ma potrebbe essere una sbando ad Alberto, però... C'è la carta igienica, quindi si può usare quella... Dici che è un'arma pericolosa? Beh, se la tiri in faccia a qualcuno, lo stordisce un attimo, lo abbatti. Ok, è morto un tal Caldernetic. È stato ucciso con un colpo di fucile. Vicino al suo corpo si è trovato un fucile con delle macchie di sangue. C'erano altri due uomini. Uno era Handlung Gad, senza armi. L'altro aveva un fucile da caccia. Almium, io faccio la stessa cosa ma con un coltello di ceramica. Che fai? Lo sfiletti? Anche perché è fragilissimo un coltello in ceramica, cioè... Ma in realtà è molto affilato. No, tagliano molto bene. Affilare è affilatissimo, però tipo se...
se tu lo accoltelli e gli colpisci una costola, si sbriciola il coltello di ceramica. E quindi non puoi dare un secondo colpo. Non è comodo. Ok, c'è altro che dovevi sapere? Quando arrivai, Hendon aveva la mano sul fianco. Una domanda a cui solo lui può rispondere. Zitto, ma Inazuma? Allora, andiamo a interrogare. Viva Link. Vi odio tutti. Allora, ma scusa, è in caso di cloni dello Z, bisogna essere sicuri. Dov'è sto cadavere di merda? Ah, è qua. Un attimo, minchia, cercavo il cadavere. Stai sciallo, consiglio Jedi. Allora, il corpo di Calder apparentemente è colpito alle spalle da un blaster. Tutto qua. Stiamo risvegliando il mostro della chat. Perché qualcuno dice: nel bagno usi il fenicottero per provocare. Allora, salve signor Andon Gald. Non sono l'assistente di nessuno io, quindi portami rispetto, già che mi giro a cazzo. Allora, forse già sentito parlare di me. No. O direttamente dammi il tuo vestito. Spogliati. Sono certo che anche tu credi che Riccardo sia al colpevole. Stamattina avevo deciso di farmi una corsetta. Sì, ci credo proprio tanto. Tutto un tratto sento uno sparo. Corro qui e trovo Calder morto. Hai visto l'assassino? Vidi Riccardo uscire dietro delle rocce a sud del fiume. Capì subito che qualcosa non andava. Questa è la mia storia. Riccardo? Un altro Jedi, eh? Sarei qui per evitare quel Twi'lek. Eh già. Sono Riccardo. Vedi come è successo? Mi trovavo a caccia di Iriaz. Cazzo sono gli Iriaz? Vabbè, non ci vedevo bene. Comunque, gli ho sparato e mi sono andato qua. E c'era solo Andon accanto al colpo di Calder. Ok. Ok, allora. Perché ti trovi in questa zona? Ero a caccia di Iriaz. Una corsetta è la scusa più vecchia dopo. Sono stati gli zingari! Esatto, i zinghiri! I zinghiri! Ok, vorrei chiedere dell'altro. Perché zoppicavi? Mi sono slegato la caviglia mentre correvo. Okay. E non posso più fare l'esploratore. Esatto. Perché ti sei ferito al fianco? Ferito? Naturalmente no. Sono in forma come un Banta. I Banta sono quei cosi che si usano per fertilizzare i campi. Non mi sembra un gran paragonone, eh. Perché ti trovi qui? Facevo la mia corsettina. Ok. Adesso, c'è qualcosa da cercare in giro? Non mi ricordo, una fava di... Mi ricordo chi è stato, potrei andare subito a dire al tizio. È stato lui, però non ne voglio. Droide. Allora. No, Freco, 92 centimetri lo terrorizza il tizio. Sempre quella storia del bagno. E Sol. Diciamo che con 92 centimetri il tizio si ferma, fa un applauso e poi continua la colluttazione. Nel frangente in cui applaude puoi attaccare la sorpresa. Esatto. La cosa più epica sarebbe, credo, Belin che Belino. Ok, cos'hai trovato sul corpo? Sì, ucciso 3 ore fa. Perché immagino la voce del tizio che dice proprio come l'hai detto tu adesso, Belin che Belino. Parami di queste pianure. Queste pianure sono piene di animali selvaggi, molti dei quali particolarmente aggressivi. Ok. Sì, perché i mastini abbiano attaccato i coloni 35 volte, non mi frega un cazzo. Nelle pianure si erano piccole fattorie tenute che posso fare da rifugio. Tutto qua. Fai come Salomone e tagliano in due. Ma non funzionava proprio così, Funzionava che tipo uno si contendevano la paternità, tagliato un bambino in due, se non ricordo male, Salomone. Comunque gli occhiali ad Alberto sono i classici occhiali, quelli con la montatura troppo spesso, troppo grossa, che si vede l'occhio sotto se sono messi male sul naso. Ok, questi qua continuano a dirmi le stesse tre stronzate. Signor Rickard? Che hai visto? Ok. Lo sta perché accanto al suo corpo si è trovato un fucile. Uccidili tutti. Allora, Mastro Bolo. Non credo possa. No.
Vorrei parte un omicidio. Andon ha detto che si trova nei paraggi. Quando un tratto ha sentito un colpo e si è precipitato qui. Solo per trovare Calder già morto. Ha detto aver visto Ricca sbuttare da una roccia con in mano un blaster. Ricca ha detto che era a caccia di Iriath. Ne aveva visto uno in controllo e ci stava sparando. È possibile che Ricca abbia sparato a Calder accidentalmente. Andon ha trovato il corpo, ma sembra una spiegazione improbabile. No, ma devi scoprire chi tra questi ha fatto. Chi dei due? Ha ucciso qualcuno? Se, chi ha ucciso il tizio che è morto lì? Io mi ricordo chi è, capiamoci. Potrei fare. Ci metto due secondi se voglio finire. Però volevo un attimo cercare. Perché non mi ricordo come avevo fatto a scoprirlo la prima volta, Il colpevole è il maggiordomo. Corri spesso per le penure? Sì. Anche tu, Adalberto, vedo che stai correndo. Tieni il fianco. No, ok, questo non mi riesce più un cazzo. Bolok. Cosa è successo qui? Lo trovo strano perché. Allora, parliamo dell'omicidio. Anzi, salviamo prima. Invece di stronzate, salviamo. Allora, se non ricordo male, devo tipo. Lui mi dice le frasi e devo dirgli. Secondo lui, chi sta dicendo una balla in quella frase, ora che ricordo bene. Quindi, come dice? Andon ha sentito un colpo di braccio ed è arrivato qui. Aver visto Rika sbuttare dalla roccia con in mano un blaster. Allora, tecnicamente, Rickard non aveva un blaster, ma aveva un fucile da caccia. Quindi, in teoria, Andon dice una balla. Le persone grasse mentono sempre. No, chi ha detto questa? No, 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 è una risposta. Però esatto, non ha fatto riferimento all'arma trovata per terra. Ora so chi sta mentendo. Rickard sta mentendo. Perché? Esatto, era nuvoloso. Il sole non poteva ciecare. Ma come faceva a saperlo? Non si vede che è nuvoloso. È nuvoloso. Io le vedo le nuvole. Sì, era nuvoloso. Bene. Sembra che avessi ragione nel ritenere che sì. Ok. Ora andiamo da Rickard e insultiamolo. Rickard? Quanto mi dai per la tua innocenza? Perché trovare questo. Perché qualcuno avrebbe potuto vederlo, volerlo morto? Voglio essere così prevedibili. Perché dell'altro. Conoscevi la vittima? Sì. Forse dovrei essere chiuso nei suoi confronti. Avevamo le nostre divergenze. Eravamo soci in affari. Ok. Che dell'altro? Ok. Adesso. Conoscevi la vittima? Un po'. Ok, gli stava tutto due sul cazzo. Perfetto. Una persona simpatica, devo dire. Apprezzata sì, dalla una persona comunità. Apprezzata dalla la comunità, esattamente. Perché qualcuno voleva vederlo morto? Calder tanto intanto restava invischiato in affari poco puliti. Okay. Sembra che abbia addirittura avuto contatti con un Hutt. Okay. C'è un Hutt qua su Dantooine, eh? È un asiatico, sospetto. Quanto razzismo. Sì. Ok. Bolok. Andiamo avanti. Io avrei paura a passarci sotto la mano. Sappiamo che Rickard al momento riguarda il sole. Ma io, in effetti, in questo momento almeno il sole sta accecando. Oh. Andrò a detto di non conoscere la vittima. Rickard sta mettendo. Ci ho ripensato. Andrò sta mettendo. Ne ho ripensato. Non. In teoria, no. Stanno dicendo balle. Lo so che stanno dicendo balle. Conoscevi la vittima? Sì. No, ma lo so, ti stava sul cazzo. Me l'hai anche appena detto che ti stava sul cazzo. Ma tipo se fosse Bolok il colpevole? No, magari. Senti ad Alberto, distingo il falso dal vero. Civita. Ma è Fabio. Perché non posso parlare io? Ok.
How can I be... Droide protocollare, c'è qualcosa da dirmi di nuovo? Ok, cosa mi sa dire di Calder e Andon? Hanno creato più volte uno splitter insieme. Calder e Rickard. Un rapporto delle autorità municipali. Vandalismo, uomini ubriachi. Ok. Ah, mi dovevo parlare col droide, ecco perché non funzionava. Bollock, ho riparato l'omicidio. Andon conosceva la vittima, veramente. Ha affittato uno splitter. Non posso citare il tuo giudizio. Ma vaffanculo, bene. Fammi pensare a qualcos'altro. Rickard sta mentendo. Avevano avuto una discussione d'affari. Non va bene. Ok, ora dobbiamo scoprire bene sull'arma trovata vicino al corpo di chi poteva essere. Droide? L'arma trovata. Non apparteneva a Calder. Basta? Mi sa dire solo questo? Rickard. Cosa c'è dell'arma? Quel blaster? Okay. Calder aveva un bellissimo blaster. Ok. Perché è dell'altro? Ecco, pensavi che Calder ti stesse truffando. Proviamo l'ispettore ad Alponda. Ad Alponda. Ok. Allora, cosa mi sei... esatto, conoscevi Calder più di quanto tu dica. Avevi noleggiato uno spitzer con lui. Però scoprire chi è il cattivo di questi qua non è che ti aumenta bontà? No, perché mi sembra che alla fine ti corrompa quello che quando lo sgami. Ah, ok. Mia mamma l'ha picchiato perché sua moglie lo tradiva con lui. Ah! Hanno dormito nel mio letto mentre era nella stanza accanto. Anche te però. Ma per quanto io possa averlo odiato, non posso averlo ucciso. Se mia moglie mi ha tradito, la colpa è mia. Ma che cazzo? Ma secondo te Qualo? Chi ci crede? Se mi sentire dell'arma? Quel blaster è stato rubato da casa mia. Vabbè. Vabbè. Ne ancora una. Le punte sono state messe su quell'arma. Volevo uccidere Calder per andare con sua moglie. Ho aperto io le gambe di mia moglie, roba di questo tipo. Esatto. Se a tua moglie la situazione va bene. Perché i polveri la sparo sulle mani? Me l'hanno messa poi. Non so che è un blaster che non ha polvere. Sono stati gli zingiri. Allora, Bollock, vuole parlare dell'omicidio. E il blaster è di Andon, ma dice che era rubato. Quest'uomo merita di andare in prigione solo per aver detto questa grande cazzata. Fammi avere più informazioni sul blaster. Una grande cazza. Una vera cazza. Una grande cazza. Cosa cazzata. Allora, cosa mi sa dire del blaster? Perché ci ha dato niente? Mi spiace, in questo non posso essere utile. Perché in realtà era il trio del Medusa, più che Iene. Allora, Andon non ha mai denunciato la scomparsa del blaster. Andon, allora, Andon. Tanto amore, però. Sai. Oddio, è uno di quelli che quando la moglie si scopa un altro, lui si nasconde dietro la porta e smanetta spiando. Che bello. Che cosa angosciante. Che bella immagine. Il blaster è di Andon, ha mentito sul fatto che l'ha rubato. Sull'arma c'era un po' di sangue che era stato mandato ai laboratori per far analizzare. Forse potresti chiedere qualcosa al droide informativo. Ok. Ma in teoria non sono analisi del sangue. Scusa, Il sangue? Ho appena uscito i risultati di un'analisi. Era stato mandato all'enclave. Il sangue sull'arma non appartiene a Calder. Fortunatamente il campione prelevato era stato contaminato da un batterio ed è diventato inservibile. Ok, non era di Calder. Che è il morto. Futuristico sì. Al 100%. Come il rap. Ari. Allora, signor Rickard. Mi dica. Che qualcuno... Sei stato ferito? Sono storto la caviglia. Allora, questo qua è una caviglia storta. Quello là è una pugnalata sul fianco. Secondo me è il sangue di quello che perde sangue. Così, eh.
Allora, Bolok, va reparato l'omicidio. Non apparteneva alla vittima. È il sangue di Andon. Così a caso. Cosa te lo fa credere? Si tiene il fianco. Andon si è mosso in maniera strana. Forse dovremmo esaminarlo un po' più attentamente. C'è del sangue. Andon sembra aver ricevuto un colpo di blaster. Sembra che sia solo Shara possibile. Rickard uccise Calder per averlo truffato. Mentre sparava a Calder, deve avere colpito Andon. Che cazzo dici? Perché? Scusa, non è una pugnalata quella di Andon? No, ma che cazzo dici? Ma coglione di merda. L'ha già arrestato. Ma cioè, sto qua dice che Rickard ha ucciso Calder per averlo truffato. E Andon è stato colpito casualmente. Ma che minchia dici? Che l'arma era di... lui. Cioè, l'arma era di Andon. Era tutto di Andon. No, Andon è il colpevole. Teoria interessante. Minchia, l'altro dito, cioè... Secondo me l'assassino è Bolok. Oh, posso andarmene ora? Potrei lasciarti andare per 100 crediti. Un atteggiamento così non si dice a un Jedi. Si dice Jedi. Ancora non sapete tutta la verità. Ok, cosa intendi dire? Sono venuto qui per uccidere Calder, ma anche Rickard era qui per lo stesso motivo. Deve avere creduto che io fossi Calder e mi ha sparato. Quindi d'accordo, lasciatemi pure, ma non andrò da solo. Sembra che le tentacine non siano complete. Immagino se avessimo esaminato il registro avremmo scoperto che Calder aveva trovato Rickard. No, ma io lo sapevo. Io lo sapevo. I came out here and killed Calder. Tong hai tuam gigi jung lumpa. Di ca ci kun ida aciuta. Kunga kun bis. Quindi per sta cazzata? Cosa succede? Ho fallito la missione? Sì. Punti lato scuro guadagnati! Yes! Oh, yes! Perché ho accusato l'uomo sbagliato. Sì, cazzo. Bene, andiamo avanti. Sì, non l'ho fatto apposta. No. 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 Io. Mo. No, figurati, guarda. Monsieur le pezzo de pain. Le pezzo de merda. Sempre un pezzo è. Un pezzo. Mi è venuto un po' genovese un pezzo, guarda. Un pezzo de pain. Un tocco de pain. Manca al dottor. Manco il dottor House, ma dire Marti ti ha scoglionato così tanto una diagnosi. Ma te l'ha dato i 100 crediti? No, perché il maestro si è messo in mezzo dicendo no, tutto questo è oltraggioso, il consiglio sarà informato di ciò. Hashtag punti lato oscuro si cazzo. Diamogli due saccagnate, come disse il buon Alongi. Allora. Che io sinceramente continuo. Non comprendo perché tutti si meraviglino del termine saccagnate. Ve lo dico da una vita. Ma io ogni tanto lo dico anch'io saccagnate. Ti do una saccagnata di botte, lo dico anch'io. Sì. Esattamente. No, non usare l'antidoto, non ti serve a un cazzo, imbecille. Adalberto is the new black. Tra l'altro, chi è che poi vede Orange is the new black? Io lo guardavo. Non l'ho visto. È bello da vedere. Per capisco che per un uomo possa essere un po' più bello. Però. Ma è bello questo new ispettore Santo Maroponda. No, oh, l'ispettore Santo Maroponda. Polizia con Santo. Lui che, con lui che è stato santificato. Allora. È la prima parola che ho detto, probabilmente. Eh? Saccagnate strano se lo dice un processo, immagino. Sai, quando ti fanno fare il verso della scimmia e mimare il gesto, pensi no, è una cazzata sto processo, quindi dici ok. Allora, laggiù c'è la signorina Juhani. Dite laggiù, ciao. Ci sta in camin che fumano. Ehi, laggiù. Dite ciao a Juhani. Ciao Juhani. Juhani è il motivo per cui nella foresta c'è una presenza oscura, perché lei è la presenza oscura. Se la trombiamo? Il problema è
Lei è puramente il lato oscuro in questo momento. Se noi la attacchiamo, a un certo punto ci tipo sviene, ci chiede pietà, una cosa del genere. Possiamo ucciderla o risparmiarla. Se la risparmiamo e noi siamo del lato chiaro e la convinciamo, diventa il lato chiaro e ci segue. Anzi, diventa tipo il lato più chiaro del mondo. Addirittura. Sì, sì, diventa la persona con i punti di lato chiaro più alti insieme a Kart. Ma che... Ma non la puoi tenere, non la puoi tenere, cioè in questo momento lei è corrotta dal lato oscuro, non la puoi prendere compagna in questo modo. Cioè anche se tu fossi lato oscuro al massimo, non puoi dire siamo entrambi lato oscuro, vieni con me. No, ti attacca, a prescindere. Ah, in pratica l'unica è ucciderla e basta. No, puoi farla diventare il lato chiaro, se ci parli, e ti segue, però se tu sei lato oscuro, a un certo punto della storia ti attacca. E quindi uccidila. Tanto vado a ucciderla. Ricordavo bene che, finire. Esatto, entrasse... No, perché è un Jedi fortissimo, tra l'altro. È una spada laser rossa, tra l'altro. Fottigliela. Ah, quindi, no, aspetta. Allora te la porti dietro, gli frighi la spada laser, poi la uccidi. Allora, esatto, ci ricordavo, esatto, ricordavo bene. Paralizza i tuoi alleati quando combatte. Comunque il tenente Adalbertondo, il commissario Adalbertano, l'ispettore Adalbertonda, Adalberto Holmes. Allora, tutto lo, scudo, lo scudo da duello mandaloriano può funzionare contro le spade laser? Tenderei al no. Lo so. Proviamo. L'uomo a cui appiopparono la legge. Però i lampi della forza invece funzionano molto bene. Sì! Picchiala! Picchiala che stordita! Che esagerate che tutto quello. È vero. Ok, adesso. Tu sei forte, più forte di me. Nonostante io abbia il lato scuro a mia difesa. Ma anch'io, Ma anch'io. Guarda le mie statistiche. Guarda le mie statistiche. Chi sei? Chi si fa? Perché mi hai attaccato? Sono Giovanni, questo è il mio bosco. E tu sei un gattino. Ciao gattino, micio micciola. Sei passato al lato oscuro, perché? Ma no, ma... Cioè, perché? Perché? Non è proprio compatibile con questa faccia. Perché no? Esatto. Hai contaminato i mastini? Non sono adorabili i miei animaletti? Oh... È bellissimo un esercito di animali. Ah, ho sconfitto la sua maestra. Argon, tira su a destra animali. Hai ucciso la tua maestra? No. L'hai tipo appena ferita, in realtà. Se torniamo all'enclave, ti dice tipo, no, non mi ha fatto un cazzo, vaglielo a dire. Cioè, il modo per farla andare con te è prenderla, cioè, adesso andartene. Risparmiarla, andare dalla sua maestra che è ancora viva nell'enclave, farti dire tipo una frase che si riconoscono solo con loro. E così torna lato chiarissimo, torna indietro e tutti felici. Che tristezza. Avete mai visto Misfits? Sì, lo adoro. Non è la cosa migliore dell'universo? Concordo, tranne qualche puntata tipo una stagione intera. Però sì, di base, in generale è la cosa più bella del mondo. Simon è un dio. Allora, tantissimo. Ricordami chi era Simon. La tristezza. Quello lì che diventava invisibile all'inizio e poi. Che è Bolton, Ramsay Bolton. Sì. Il Trono di Spade. Quanto mi ha dato fastidio nel Trono di Spade. Però è bravo. Il Misfist era un grande. Però è bravo anche nel Trono di Spade. Come io cattivo. Sì, è bravissimo a recitare. Ok, allora. Così. Posso ucciderti? E quasi quasi ti uccido. La sua storia è tristissima. Ti stai sopravvalutando, Pivello. No, Fiora. Come niente punti lato oscuro? Come no? La sto uccidendo a sangue freddo. Perché niente punti lato guarda oscuro? Guarda che stai uccidendo un mito della... Tecnicamente i Jedi, se uccidono il Sith o i Jedi lato oscuro, credo che passano dal buono. Da buono. Esatto. Yes. Però non vado molto sicuro. Dipende se non si sono resi. Questa però si è resa. Infatti. Aspetta, ricarichiamo. Tanto ucciderla. Perché non doveva uccidere il conte Doku, Anakin. Soltanto che poi alla fine l'ha ucciso. Perché
Si era reso il dopo. Ah. E aveva tagliato le mani. Ah, è vero. Giusto, ora ricordo. E mi sono piaciuti anche quei tre, anche se non erano come la trilogia originale. A me è andato un po' fastidio, erano un po' troppo lenti. Allora. Spoiler. I will be your doom. No. È come dire che Darth Vader è il papà di Luke. Non è più spoiler, ormai non può essere considerato spoiler. Allora, due lampi in faccia. Se è un 2000 è probabile. No. Ma se non hai visto, sei una brutta persona. Bravo. Quindi te li metti tutti gli spoiler. Dun, dun, dun. Mi sa che era andato meglio prima a combattimento. Per un caso. Abbiamo perso, quindi sì. Era andato molto meglio prima il combattimento. Prima hai usato lo scudo. Possibile che serva qualcosa, veramente? In teoria no, perché diceva non mi ha parato niente lo scudo. Ok, proviamo. Non ho mai recuperato la falsa trilogia, è quella che sta uscendo adesso. Sì, esatto. Quella lì temporalmente era giusta. L'unico problema vero e proprio era che graficamente era più avanzata dei primi tre. Ok. Comunque esatto, su Netflix c'è tutto Misfits. E per tutti quelli che dicono che Jar Jar Binks non ci sta qui. Personaggi di merda. A me piace. Allora. Lampo! E lampo. Vai. Sì, ok, forse sembra parare. Ok, passato lo scudo. Uccisa. Sei forte. Chi sei? Sono Juhani. Sei parlata. Era un Jedi? Un Jedi migliore di quello che diventerai tu. Era un Jedi potentissimo. T'ho appena fatto il culo, tra l'altro, cioè. Non capisco. Il lato oscuro non sarà mai abbastanza forte. Ma perché non posso dirgli? Queste parole mi fanno solo ridere. Mi sa che sei ancora troppo forte. Troppo buono. No, troppo no, perché no, perché tutti questi dialoghi non prevedono che tu sia cattivo. È questo. Pollaccio non ha mai visto uno Star Wars. Sì, un po' una brutta persona. Brutta persona, però non rischi il ban. No. Era stato mandato qui dal consiglio per cacciare la macchia oscura dal bosco. Il consiglio è mandato qui per uccidermi. Ha spoilerato tutto. Sì, esatto. Vabbè, ma comunque sai quante volte hanno detto. Io non desidero affatto ucciderti, Giovanni. Persuasione. Successo, sì. Sono patetica. Resto qui a credere che il lato oscuro sarà la giusta via da seguire. Ma è giusto! Ma è giusto! È giusto! Andiamo, Giovanni. Sei una donna bella, giovane e con un sacco di talento. I thank you for your kind words. Ti ringrazio per le tue parole gentili. No, ma non sono parole gentili. Spero che la maestra non abbia sofferto troppo. Persino nella morte, la forza le consentirà di continuare a vivere. Porco. Persuadi, non è colpa tua. Successo. Yes. Se fosse ancora viva, avrei un sacco di cose da dirle. Come potrebbe il consiglio perdonarmi? Tette. Basta. Non preoccuparti, ti accetteranno sicuramente. Sto facendo successi dietro successi, è bellissimo. Ma no, non voglio che ti abbandoni il lato oscuro. Ma non voglio. Ma non te la puoi portare dietro. Vabbè. Se non glielo fai abbandonare. Vabbè, glielo faccio abbandonare. Però mi sa che perdo tipo 500 punti lato chiaro. No? E invece no. Invece no. E invece no. Neanche uno. Invece no. Non c'è nessuno punto chiaro dentro me. Ma pensavo nessuno punto croce. Non capivo. Stavo per dire punto oscuro. Mi sono corretta all'ultimo secondo, ok? Qua. E comunque granata. Aspetta. Fulmine di Pegasus. Oh, scusate, ho sbagliato canzone. Oh, va bene, ci sta.
Sai che muoio prima di... Minchia, continuo a morire. Sono troppo debole per la prima linea. Oh, perché ci vai? Lo so che è figo usare la spada laser, ma mi sa che... Mi sa che ti conveniva tantissimo a utilizzare i blaster. Ma devi usare la spada, fanno un sacco di danno in più. Pollaccio, te l'ho chiesto soltanto perché potevo dirti... anche quei film dicono di Darth Vader. Purtroppo io. E mi hanno buttato giù anche l'altro. Del fuoco. Mi, hanno... Del fuoco? Mi hanno abbattuto anche l'altro tank. Ma scusa, tecnicamente non hai fatto fuori la... il Jedi cattivo. Sì. E allora perché le bestie si attaccano? Because gameplay. Merda, mi ha sgamato. Io ho tutti i sei film di Star Wars in cassetta. Bellino. In cassetta. Cioè santo proprio santo cielo. Mica bau bau micio micio, proprio in cassetta. Ah, se dovrei tornare a Lebon Oak, esattamente. Torniamo a Lebon Oak. Sì, grazie. Sto morendo. Il quarto c'ha dietro le quinte prima del film. Oh. Oh. Chi è il signor Lurar Kasulas? Il cucumo. Posso rubarti un attimo? Solo se potete avere qualcosa in cambio. Io ho preso un cittadino umano di Dantooine chiamato Rundilo Sulem. Il suo rancio ha da molti anni problemi con i predoni. Sua giovane figlia viene rapita da quei predoni. Ah, sì. Non ho idea. Mi darà una ricompensa in cambio di queste informazioni? Sì. Ok, però non so niente io, purtroppo. Non ho idea di cui tu stia parlando. Mi spiace. Ogni tanto ti perdi in... Sure. Ogni tanto ti perdi nelle parole. Sì, succede spesso. Allora... esatto, se torniamo dal consiglio, in teoria dovrebbe dirmi tipo... Ehi, hai convertito la Juhani... bla 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 bla. Vero consiglio? Consiglio? Ah no, devo andare da mio maestro nel consiglio Jedi, che coglione. Zar. You have done well, my ben fatto. Do il voto a Zetto, lo Zar, e ti dà la carta nera. No, Pollaccio, questo dice tutto, Se mi dici di no, dice tutto. She struck her master in anger during her training and injured her greatly. But it was Quattro's choice to test Juhani this way. Ma c'è la spada blu pallido di Luke prima della rimasterizzazione del film. Sì. You have passed. Congratulations. Congratulazioni, apprendista. O dovrei dirti Padawan. Grazie. You have giovane Padawan. Ora mi dai l'armatura, stronzo, vero? Ora mi dà l'armatura, certo. Recuperatela anche Blade Runner. Ora mi dà l'armatura, mi sembra corretto. Sto coglione. Ah, prima ti devi andare in giro a massacrare nudo. Sì. Per farti dare. Ma non è nudo! Sì, ero nudo, avevo i vestiti normali. Sì, difatti. Quindi, cioè... Mi piace che Adalberto sia avvolto in questa aura di fuoco. Mi ricorda un po' Frollo quando canta... Le fiamme di Notre Dame in mezzo al fuoco. Sai il gobbo di Notre Dame? Sì, sì. Hellfire, bellissimo. Sì, Hellfire, che è splendido. Hellfire! Dark Fire! Guarda Alberto. Esatto. Allora. Non mi frega... in squadra è uno della razza di Yoda. Che non mi ricordo minimamente come si chiama. Ok. Allora, non mi frega un cazzo di quello che mi dici te, dico Yoda! Maestro Dora ha riconosciuto le rovine dei tuoi sogni. Ha detto che si trovano. Sì, Dr. Antoine, sono anche dove, tra l'altro. Abbiamo dato un giro a investigare, ma non ha fatto ritorno. La forza sta guidando attraverso le tue visioni. Ok. Va bene. Vado. Porta Bastila con te. Oh, grazie. Allora, Bastila e Candelus. Che angoscia, quegli occhi spalancati! Chiedo giustizia! La famiglia Sandral è una piaga per Dantooine! Devono essere puniti! Okay. Sì, ma tale, sì. Grazie, grazie.
Mio figlio Shen è scomparso, che potrebbe dubitare della competenza di Sandal. Voi Jerry siete capaci di farlo parlare. Sì. Ah, qua ci c'è una confrontazione, una specie di fight tra Romeo e Giulietta, lo dico già. Ah, di fatto, qui non si sa la razza di Yoda. Quindi moriranno tutti in poche ore se c'è una fight da Romeo e Giulietta. Se sbagli, li uccidiamo tutti noi. O fai di proposito, sì. Di proposito. Sì, faccio subito. Potrebbe causare una lotta sanguinosa tra le famiglie. Da un pelino fastidio il fatto che chiude un occhio alla volta. Un pelino. Ben quieta tantissimo per quel coso. Ho livellato? Ah no, Basti l'ha livellato. Ma non ha fatto un cazzo Basti, l'ha attaccato a fare una... Vabbè. Aumento di livello. Ok, saggezza. Aumentiamo. Poi... cura ferite, poteri, allora, bastiluccia, bastilina, una cura più efficace? No, richiede livello 12, minchia, cosa mi consigli? Scudo di forza, quando questo potere viene attivato il Jedi ottiene un più 4 di difesa a tutti i tiri di salvezza, ok, c'è niente di meglio? Ha senso o no? Sembra di no. Resistenza, stordimento droide, paura, no, mi sembra un tanto lato scuro, lancio della spada laser, tornado di forza, no, ok, sono di livello troppo basso per prendere cose fighe, quindi sì, dai, prenditi sto minchia di scudo di forza, dai, non lo userò mai, il fatto che i personaggi non usano i poteri, cioè, qua dice, se lo imposti come attacco standard, il personaggio userà i poteri in maniera opportuna. Ma non è vero, perché non li usano praticamente mai. Bastila ce l'hai? Adesso basta la spada laser. No? Come no? Ah, eccolo. Ah, giusto, è la tua spada laser a doppia lama. Perdono, non mi ricordavo. Però non hai visti da Jedi? Perché? Vabbè, a me. Comunque devo continuare a fare i miei complimenti al vestito di Bastila. Perché? Non so che c'ha dei pantaloni probabilmente sotto, ma non si vede. Cioè, sembra che c'ha le chiappe di fuori. Aspetta. No, sì, sono pantaloni. Sì, sono pantaloni. Giovanni, c'ha la doppia spada laser arancione? Gialla, sì. Hai parlato al consiglio? Ho parlato, bene. Le ferite di Catra non erano così gravi, non ne hai fatto una minchia. Il nostro feroce scontro è stata una parte del tuo addestramento, ok. Sì. Questa è quella che hai fatto fare di sì. O è un'altra? Ah no, lei. Ok. Nel momento in cui me ne andai, Catra capì che il suo lavoro con me era terminato. C'era un altro discepolo e bisogno di insegnamento. Con il tuo aiuto sono riuscito a superare questa difficile prova. Darti una seconda possibilità come questa è anche un segno di debolezza. A volte trovo veramente difficile credere che i Jedi abbiano sconfitto la mia gente in battaglia. Candelus, grande. Ok, non, quindi non viene ancora con me? Ma che palle! Devo ancora aspettare. Unghia. Allora, adesso possiamo andare. Dobbiamo ancora trovare il compagno della tipa, in effetti. Ma se non ricordo male, ho ancora il teletrasporto? Sì. Il compagno. Ah, il robot. Sì, il robot. Android. E sono rispawnati tutti i nemici? Più o meno. Bastila, uso un po' te, dai. Yes. Andiamo. Ma davvero non ti danno esperienza? Che cosa? Ammazzare i nemici. Sì, sì, te ne do. Ah, ok, perché mi dicevi che non si può livellare farmando. No, ho detto, non mi ricordo se si può farmare, nel senso, non mi ricordo se i nemici rispawnano. Ah. Era questo il mio non mi ricordo. Il mio non mi ricordo era riferito a quello. Ho trovato il droide? No, mi sa che ho trovato dei Mandaloriani. Stordimento! Funzionato? Sul serio? Che culo! Siamo così in pochi in chat, io non so neanche quanti siamo perché non lo posso guardare. Siamo 19. Me ne aspettavo anche meno io sinceramente. Ma è perché non molti restano su YouTube e non vedono su
su Facebook dov'è la live. Non vedo come faccio a non vederlo su Facebook. Ma... vabbè. Non ci vanno. Sì, infatti. Sure. D'altro quello. Allora, granata. Oppure non sono seguiti i benghini. Perché a pugni combattete voi? Non capisco. Devo essere sincero, non capisco perché sti combattenti qua combattono a pugni. Cioè... capito che siete... non siete neanche forte, no? Siete una razzina che mi pare anche un po' fragile. Come l'ha uccisa Bastila? Con cosa? Con cosa avete ucciso me? Sono morto. Sono morto. Non so cosa mi abbia ucciso, devo essere sincero, perché avevo metà vita più o meno. Sono morti tutti. Ok. Kangaroo, vai, da solo. C'è qualcosa che mi ha fatto tipo 7 danni con un attacco solo. Ok. No, ma seri? L'ultima volta che è stato accettato l'autosalvataggio era tipo un'ora e mezza fa. Ok. Oh, merda. Va bene. Vabbè, posso skippare. Dobbiamo ricombattere contro gli Uani e sconfiggerla di nuovo. Ma io pensavo che... cioè, in teoria ogni volta che fai un trasporto dovrebbe fare l'autosalvataggio. Non è successo. Va bene. Allora, recuperiamo vita. Ok. Scudo. E attacchiamo gli Uani. Tanto la persuasione funziona in automatico. Non è un valore casuale. Ok. Ma non l'avevi già fatto, Argon? Sì, ma l'avevo messo nei commenti. Nei commenti dell'ultimo... dell'ultimo spam, diciamo, della live. Ok. Allora... adesso l'ho rimesso nuovo. No, solo due lampi riesco a fare una volta. E non capisco perché. No, ok, confermo. Come mai devi ripartire da qua? Perché non c'è un salvataggio dopo. Ok. Battuta, chi sei? Ringedi. Le parole mi fanno solo ridere. Facciamo dal consiglio. Persuadi. 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 Ciao. Ok. Oh, lì. Ci voleva tanto. Allora, qua ci sono questi 5000 segugi. Diamo una bella granata. Ah, io sono quasi morto, tra l'altro. Curiamo. Di nuovo. Kangaroos. Ma ti può sparare? La dici? Ti schifa? Yeah. Ma sei così pieno di granate che puoi finire l'utilizzo? Ne avevo tipo 15 all'inizio di questa live, ne ho 8 adesso. Ah, okay. Di un tipo, tra l'altro, perché ne ho di altri tipi. Un collaccio. Sei un accordo, collaccio. Ti invidio tantissimo. Sì. Vabbè, lì ce n'è uno solo che dorme, lo posso uccidere, direi. Dici persuadi, 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 e diventa buono. Ok. Ottimo. Uccidiamo anche quest'altro. Tanto. Ah, oh, stordito al volissimo, ottimo. Sì, non ricordo esattamente bene tipo dov'è il droide della signora o altri dettagli simili, ma dovremmo trovarli più avanti. Allora, il braccio. Ah, posso attivare lo scudo da duello per non prendere botte contro il tizio là che ha una spada. Tutto salviamo. Ciao, Steel. Ah, ha funzionato, rimettere il posto allora. Voilà. Ciao, Steel.
Allora. Scudo. Granata. Oh! Adesso, poi, Zalbar. Perché ho Zalbar? Ah, certo, perché non sono tornato indietro a prendere Bastia. Allora. Tu tira una bella granata. Ah, due belle granate a fermentazione laggiù. Tu lampizza sta feccia. Ok. Ottimo. Kanderus, stai facendo qualcosa di utile nella tua vita? Ah, stai... Lei ha tirato le granate, ok. Ottimo. Adesso, Kanderus è rimasto vivo, quel mandaloriano laggiù. Lo riusciamo a uccidere a colpi... Perché usi colpetti base? Minchia, usa l'esplosione suprema. Gesù, beni. Capisci un cazzo sta gente. Zalbar, anche te. Perché? Tu invece usi attacchi a caso, va bene. Almeno tu fai qualcosa. Ma spara. Ah, ok. Zalbar, devi curarti. Medipack avanzato. E andiamo avanti. Ok, sei morto. E andiamo a uccidere l'altro. Kanderus è utile. Tanto quelli come un buco senza culo. E detto un buco senza culo, allora, apposta. Allora, qualche resto interessante. Kit di riparazione, medikit, ok. Questo mandaloriano qua. Datapad, scudo da duello, doppio vibrolama, amplificatore di forza. Allora te ne danno ogni tanto i loro oggetti. Sì, diciamo che devono essere cose scriptate, cioè tipo quello ti deve dare il suo oggetto. Crediti, datapad e granate. Ok. Questi datapad cosa dicono? Perché ricordo che servono per una missione, anche se non mi ricordo proprio benissimo quale. Però mi pare siano... Datapad mandaloriano. Ti sei ricordato di non prendere la moto? Ma che cazzo mi frega? Cosa? No, c'è gente che parla. Yarga è scomparso nel settore B. Se ti sembrano sospetti di farli fuori. Ok, non capisco benissimo. Ciao, Bollaccio. Allora, ciao, Bollaccio. I guanti ciao, della Bollaccio. Forza. Ah, danno più 2 alla forza. E adesso la destrezza non serve alla fava, quindi li mettiamo. Ok. Terreni Sandral ci sono. Ah, ok. Vabbè, ora torniamo alle Bonok. Andiamo a parlare con Consiglio. Diciamo che abbiamo finito la missione. Ci dichiarano Padawan. Ci danno un cazzo di uniforme. Prendiamo Bastia e torniamo indietro. Salviamo. Magari. Anche. Possibilmente. A un certo punto salviamo. Allora. Sì, sì, quanti Jedi che si incontrano. Più che altro non ricordo il momento esatto in cui puoi andare nella grotta per trovare i cristalli per potenziare le spade. Che è un po' una cosa figa. C'è tipo qualcosa tipo salvataggio rapido, roba sì, a tasto. Sai che può essere. Mi sembra di sì. Gioco. No. Grafica, sonoro, gioco, fatto pausa, grafica, gioco. Assegnazione tasti. Gioco. Sì, F4. Sì, F4. Ah, ok. Perfetto. Ti viene più facile da ricordarlo. Se... Non credo che mi ricorderà F4, però. Ah, prova con altre F4. Quante risate, mamma mia. Vi adoro quando fate i simpi. Proprio mi viene voglia di prendervi a cappucciate nel naso. Allora, comunque Stilma, tu non ti eri accorto della live? Ah, tu no, dragheggiava, diceva, ok. Diceva che dragheggiava, perfetto. Adesso it is good. Signor Vandar, sì. Vabbè, vado alle rovine. Porta Bastila. Okay. Sei moltissimo piritoso, Nadir. Quanto sei piritoso? Quanto sei piritoso? Sì, vado. Grazie. Basta, sale di livello. Sale di livello. Prendi tutte le cose che vuoi. Tanto a me di te frega un po' poco. E andiamo avanti. Yes. Ora.
Oh, col completo da Jedi. Jedi, ok. Terreni Sandra, tanto sono anche esattamente dove dovevo andare. Guarda te, che culo, anche se ci sono 5.000... Ah, adesso. Gliela farà la rossa, no? Sì. Tecnicamente, secondo la storia, qui, adesso, sconfitta la tizia, non dovrebbe esserci problemi, no? Cioè, i mastini dovrebbero essere tutti buoni, adesso tutto a posto. E invece no, col cazzo, ti spatti e ammazzano tutti lo stesso. Ma mi sa che... è una cosa fatta per far farmare la gente. No, perché perdi veramente pochissima esperienza. Basti, non ti ho messo le armi. Gialla, va fatta gialla. Mi aspettavo più da Mac, che sta scritto. Sure. Non avevo dato armi a Bastila. Fatto una cagata. Allora, Kanderus, te che sei utile, ripeto, quanto buco senza culo. Spara un po' quello laggiù. Bastila, sì, vabbè, tu eccita questi due. Aspetta che sei brava. Yeah. Perché che punto è? Dici che non si poteva passare dal lato sud. Cosa? Bastila, non riesce a farla passare dal lato sud. Ah no, è vero, l'avevo controllata l'altra volta. Non si sa. Sì, diciamo che dire se può passare dal lato scuro non può. Lo considererei un po' uno spoiler per Bastila. No, comunque ovviamente la spada laser sarà rossa, ripeto. Se... oh, abbiamo livellato. Se avessi fatto lato chiaro, l'avrei fatta verde, così come adesso. Perché adoro il verde come spada laser. Io continuo ad amare il blu chiaretto, cioè il blu originale, però... rossa ovviamente fa il suo. Nessuno mi insulti, l'utilissima spada viola. La spada viola era quella che identificava il maestro dei Jedi, eh? Quindi, ragazzi. Beh. Tanta roba, eh. Quanti stabilizzatori? Demolizione. Mi piace che Sol dice gialla, va fatta gialla, e Mata gli risponde: no, Sol, non è un cazzo di ghiacciolo al limone. Esatto, bravo. Ora tutti da me a dirgli non è un cazzo di ghiacciolo. Assolutamente. Hashtag non è un cazzo di ghiacciolo. Adesso facciamo un shit post su tutti i video di Mac. Hashtag non è un cazzo di ghiacciolo al limone. Andate. Andate via i miei sit. No, ho fatto una cazzata. La vogliono blu pallido per remasterizzazione. Esatto. E io probabilmente finita sta live mi andrò a rivedere tutta la saga originale. Ho fatto una bella roba. Quindi in realtà io ho sbagliato a scrivere su Reddit in quel modo. Hai caricato. Dovevo metterti l'alieno. Hai caricato invece di salvare? Sì. Ah, l'ha fatto! Ho schiacciato F4 per salvare. Ho sbagliato. Ah, c'è anche Mac in chat, fatemi il ghiacciolo. Ho sbagliato. Povero. Porco. Non a dire, anche lo Zeto sta ciccando la live. Vi odio tutti. Non è vero. Sì. Sì. Vero. E ricordati di mettere la doppia spada laser alla tipa. Sì. Allora, armatura. Armatura in fibra e ciani. Chi è che c'era l'armatura in fibra e ciani? Fa 7-2. Ciao Matt, ti vogliamo bene. Questa ciao. Puntata dovevi chiamarla Curse of the Loop. Curse della vita, proprio. È il karma. It is good. Allora, se vado alle rovine, poi prendo Bastila, prendo Kanderus, ok. Io voglio soddisfazione, vado subito. Bla bla bla. La Bastila, livella. Bastila. Yes. Altamente automatico, sì. Tanto poi faccio tutte le cose automatiche lo stesso. Sure. Ok, no, tu, vai, boom. Mappa, boom. Locazione precedente, boom, ok. Fa. Hashtag ghiaccioli. Salva. Ok. Scusate, datemi un secondo, arrivo. Ma di nuovo?
Meglio spadacco baleno per Jedi Fabless. Io ecco, ne approfitto per dire spada. Io ne approfitto per dire a tutti quanti, ragazzi, su Reddit c'è scegli il tuo dere. Potete mettere in base allo schemino che c'è sul post che tipo di dere sono. Mac, Zetto, Norri, Edo, Argon e Knight. Anch'io ho messo la mio parere. Ci sono anch'io se volete mettermi come dere. Scegliete. Però andate, più voti ci sono meglio è. Zitto Argon. Cosa? Non ho detto niente. Ok, scusate ma... Saluto un attimo no, figurati. Ho salutato un attimo mia madre che era tipo un giorno che non la vedevo. Ah, bene. Cioè, ieri non sono stato molto ieri non sono stato molto presente. Io del genero. Colpa di Mac. Allora. Hashtag. Non gli ho messo la spada. No, dai, davvero. Dai, messa, non puoi messa, fare messa. Ah, ok, te l'ho ricordato prima. Infatti, meno male che me l'ha ricordato perché sennò jumpava di nuovo. Allora. Usiamo la granata in Cryotech, in Cryoban. Proviamo. Vai. Granata in Cryoban. Cos'è? In Cryoban. Oh, che figa, congela tutti. Va che roba. Va che roba. Che storia. Allora, Kanderus, non sparare da Betlemme, avvicinati un minimo. Grazie. Oddio, regia mi ha appena mandato una canzone degli Schiantos. No. La classe. Regia cioè, ha tanta classe. Sono un po' come i Camilla. Come i Camilla. Come ma che cazzo sono i Camilla? No. Andate via ad ascoltare i Camilla. Ecco, ce l'ha. Marta, adesso pretendo che tu apri YouTube e metti banana bullone che dura 30 secondi e te la segni. Aspetta, regia, ma tu conosci Camilla? Li conosce regia? Ma regia è un uomo di classe e di gusto. Regia è un uomo di classe e di gusto, dicono da chat. Abbiamo davvero l'album Chinotto degli Schianto. Immagino senza nessun doppio senso sia quell'album proprio. No, senza doppio senso, no. Però ci sono, mi piacciono le sbarbine come prima traccia. Yeah. E vuoi dire che non prima. C'è un doppio senso in Chinotto nel titolo? Dai, su. Comunque, abbiamo anche Camilla, per caso. No, no. Non compravi i CD. Ma fammi CD Argon e Camilla, ste che sei suo amico. Hashtag dopo due giorni tua mamma è qui, carrarima. Argon, te che li conosci, fanno gli album, proprio? Nadir, ti adoro. Argon. Oh. Argon. Oh no. Lo stai facendo con una voce come se fosse morto. Un attimo. Argon, ti prego. Non rispondevi. No, scusatemi, sono andato a prendere la discografia dei Camillas. No! Quindi la domanda del primo disco. La domanda che ti stavamo facendo, che era se i Camillas fanno dei CD, la risposta è sì. Argon, puoi mandarmelo su messaggio via Discord che regia sarebbe interessata alla discografia dei Camillas. Non te la posso mandare, ce l'ho in dischi? Ce l'hai in dischi? Per dire. Chapeau. Ho bevuto una birra con quegli uomini. Ho bevuto una birra. Diciamo un po' di più, ci siamo ritrovati su un palco di un circo a ballare. Per dire. Chiedi anche ex Otago. E everybody in the palco. L'altra. Everybody in the palco. Tiro salvezza. Sto cercando di capire come funzionano i poteri, scusate. Regia allora. Chiede anche se conosci gli ex Otago. Ex Otago ho sentiti nominare, però non ho... Un'altra generazione. Credo tu sia un po' vecchiotto, regia. Ma guarda che Argon ha più o meno... Sono l'87, probabilmente li possono anche conoscere. Tu di che anno sei, regia? Non saperlo non è bello, Marti. 77, tu sei del 77, regia. 10 anni di differenza. Sì. Ti senti giovine, Argon? Ora sì. Grazie, regia. Hai un anno. Grazie, regia. Come cazzo fai a non sentirti giovane? Porca miseria. Ho preso ferita come potere.
Comunque, dicevi, scusa? Che bello. Che erano di Genova, gli ex Ottavo? Ah, ecco perché l'avevo già sentito. Ho fatto una bella cover di... Condizionamento. Ah, più metti di no, the night. Oh, pare che gli ex Ottago ci abbiano fatto una cover di sta canzone. Pentire. Chissà che rubina. Chissà che rubina di qualità. Che bello. Allora, te come poteri cosa ti prendi? Stasi? Come Alberto? No, mi serve un po' una fava. Ah no, sì, ok. No, ok. Ok, paralizzi le persone. Comincia a diventare utile, Bastila, adesso. Ok, perfetto. Comincia a diventare utile. Sì. Madonna, come sei violento ad Alberto. Mamma mia, che faccia cattiva. Ok. Adoro la faccia cattiva di Alberto, scusate. Hellfire! Darkfire! Aspetta che prendo la spada laser rossa, vieni. Perché comunque, ci se sono... cercate anche i gruppi malati, io vi consiglio anche i Ramoni. I Ramoni? I Ramoni che sono cioè, la versione barese dei Ramones? No, rifanno tutte le canzoni di Ramone in genovese. Ah, fa, ok, immaginavo. I Ramone in genovese. Per dire. Mi adora già, regia. L'hai conquistato. Sono andato in loro concerto e mi sono chiamato la maglietta. Zetto Genki? Cosa vuol dire? Scusate che... sono troppo, sono troppo giovane, perché sono troppo vecchio per queste cose. Oddio, oddio, che bello. Allora, Mac è un diventato di Faust. Scusami, come il potere della forza respinto? No, no, wow, Edux è una loli. E dunque, vabbè, Genki sì, ci sta caratterialmente. Cosa vuol dire? Che... cioè, devo sentirmi insultato e picchiare qualcuno, oppure... No, 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 no! Genki è la ragazza, il tipo energico, che fa molto rumore ed si eccita con qualsiasi cosa, un motivatore, sempre, sempre raggiante e sempre... No! Sì. Fra, io sono depresso per tre quarti della mia esistenza, quindi... No! Genki uguale iperattivo, sì. No, ok, iperattivo ci può stare. Il Genki è iperattivo tendenzialmente. Sì, però per qualsiasi altra cosa no. Cioè, nel senso... vabbè, se hanno detto che Edo è una loli. Beh, ci sta. Ci sta. Sì! Sta un sacco, Edo è una loli. Questo lo vedo qui vedere. Non è il... no, dai, non è il più freddo. Freddo ragazzi, è logico. Io sono rimasto troppo indietro. Guarda. Ti aggiorno. Che culo. Ma c'è una definizione giapponese per dare Edo del milanese. Il milandere. Il milandere. Il milandere, il milandere. Mi piace il milandere. Riesci a colpirlo, figlio? Ok. Adesso, al Segugio Catalbino. Ecco, vorrei capire perché quello albino dovrebbe essere più forte. Secondo quale principio fisico? Signor Albino, guarda, mi spieghi. Edo è pesantemente camidere. Si crede al complesso della superiorità, si crede sto gran figo. E si dice no, camidere? Camidere perché kami in giapponese è dio. Sì, no, è vero. Ho visto Death Note troppe volte. Allora, salve signor Segugio Catalbino che mi... ah, la rigenerazione? Non molto bene. Se si può rigenerare. Che mira orribile. L'ha mancato. Sì, Kangaroos ha veramente la mira della merda. Ma proprio di tutta ma insieme. Ma si chiama Kangaroos perché in realtà è Ace. Kangaroos. Bastila. Ah, c'è curato. Grande. Ma grande. Grande. Genio. Genio. Ma un po' di mira, Bastila. Ma anche te, Adalberto, abbiamo una mira. Più che la mira, Bastila. Attaccare? L'ho vista contro un albero adesso. Sì. Curati! Donna santa, curati di nuovo! Cos'è che mi sta facendo danni? Non capisco! Mi sa che è la mira di Kangaroo. Cos'è che mi fa danno? Non è che avvelena o fa qualcosa. Ma no! Comunque l'animale non ti mangia, ti ingloba direttamente. Che okay, Kangaroos devi... ecco. Io sono morto. Bastila, per raggiungere, tira una granata al plasma. Veloce.
Anteros, sbrigati. Comunque, ma basta, le regole sono state scritte prima del mio arrivo. Che mira del cazzo che hai, Carlos? Perché il principio era il verbo. Esatto. Uccidi. Sì! Morto. Ma anche tu sei morto. Questo era tosto. No. No, non mi sembra. No. Non è Divinity. Possiamo morire tutti e torniamo. Cioè, possiamo morire tutti tranne uno e siamo. Oddio, posti. Vi tenete tutti la pancia come in preda alla colica, però. Sì, sembra che abbiano un po' di cagotto in questo momento, eh? Però. Infatti. E neanche un po' di drop? Davvero? Sure. Su seri? Domani sera voglio. Pretendo il doppio del loot per questa delusione. Ma quanto era duro sto coso, Spagensis 2012. No, ma infatti lo dico al destino. Lo dico ai dadi. Io parlo spesso con i dadi. Tecnicamente più o meno sappiamo già come va a finire domani sera. È vero. O tutti morti. Quindi tutti se Argon morti. È la legge e Wolfram è la legge, Argon è Wolfram. Yes. Oh, era giusto. Argon secondo me sarebbe onorato di essere Wolfram. Abbastanza. Abbastanza. Non mi dispiace come persona. Mi dispiace. Come idea non mi dispiace essere Wolfram. C'è di peggio, potresti essere il PG di Sabah. Quello senza mani. Perché non crearsi, oltre a essere fastidioso egli stesso, perché non crearsi anche un personaggio fastidioso? È inutile, soprattutto senza mani. No, Walter c'è, hai visto? Ah no, Walter c'è. Chissà come si chiama su Facebook. No, mi immagino lo scontro dei titani, Argon contro Sabaku. Veramente. Solo che non mi fa scrivere su Hitbox. Ah, ok. Di scrivere. Ah, ok. No, Duinir è palesemente. Cioè, Seme è palesemente il nostro Duinir. Io devo vedere doppio avanti. Ma io. Minchia, abbiamo fatto un personaggio che non può non fare. Cioè, non può non essere forte. Mi arrampico. No, allora, sta fissa gliel'abbiamo levata. Mi arrampico. Perché abbiamo fatto un personaggio che. Mi è arrampicato anche nella quarta. Fre, lo so. Nella quarta puntata. Ma non funziona mai, ferita. L'ho comprato perché? Per farmi una pippa intanto? Continua a salvare. Tiri salvezza fallito. Prima. Che geni di merda sono? Ah, funziona adesso. Non fa niente. Ah, li fa stare tipo in. Fa stare in posa per un po'. Quindi ho sprecato un potere della forza per starmi in chiatto. È quello il robot che dovevi salvare? Sì, è questo. Il droide. Sì, è questo. Questo è il droide che devi salvare. Non lo puoi prendere quel potere. Cosa? Il potere di. Sì, beh, no, la persuasione Jedi c'è a un certo punto. Ah, certo. Sì. Ah, è vero, velocità in scalare, quindi sì, è vero. Sì, lo so, però. Ma Seme non è ancora morto, no? Basta che non si mette a scalare ogni puntata. Non è che se lo farà. Sì, no. Non può resettare i punti, vero? Perché ferita è proprio brutto. No, non posso resettarli. Ma ferita mi porta. Cioè, l'ho preso più che altro, non tanto perché mi piacesse ferita in sé. Ferita ma perché? Cos'è? È ferita un. Non l'ho neanche letto. Ho letto un nome, ho detto ferita. Figo. Aspetta. Ah, ok. Potere. Bene. Ferita. Questo potere in genera spasmi polmonari nella vittima, causando un danno di 2/3 del livello. E Nadir esagerato. Che non ha ancora potuto fare niente. Ma non ha shock. Ho anche fulmine della forza. Perché non me lo segno? In realtà Seme è molto utile nel combattimento. Esatto. Non è che magari è shock fulmine della forza. No. In teoria ho la variante più potente di shock. Shock è quello base. Ah. Cioè proprio fulmine della forza io. Però non me lo conta. Ah, la caverna di cristalli è questa comunque. Adesso ci vado. Comunque. Cosa fa? Cosa? What can I do? Al fine ferita cosa fa? Niente, ferita fa un po' di danni. Ah, ok. Tipo ferma l'avversario per un attimo. Più che altro è un prerequisito per prendere il soffocamento della forza. Soffocamento della forza. Quindi sai. Oddio, che brutta immagine mi è venuta in mente. Anche a me. Grazie per avermi salvato, maestro Jedi. No, a me è venuta in mente da Spider. Da Brothers. Sì, no, infatti immaginavo anch'io. Non soffocamento, non soffocotto. È la stessa cosa.
Allora, sei un droid di assistenza personale? Sì. Sei il droid di Elise? Ti ha mandato lei a cercarmi? Non dirle che mi hai visto. Stai scappando da lei? Sì, ma ho le mie ragioni. Ho paura che la mia padrona si sia attaccata troppo a me. Addirittura ossessionata dalla paura di perdermi. Cercava di trattarmi come suo marito morto. La cosa non era salutare. Le risposte sono: è forse pazza, ma ti vuole di nuovo con sé. Sempre. Limone? No, ma cioè, sempre? Non credo tu voglia sapere tutti i dettagli. Sì, che voglio sapere tutti i dettagli. No, la risposta è probabilmente no. No, che tristezza. Ok, ah, sei venuto per qua per suicidarti? Ho pensato che la mia eliminazione fosse l'unica via di uscita. Curioso. Puoi distruggermi? Sì. Però la risposta cioè, d'accordo, ti farò a pezzi e poi le spiegherò le tue ragioni. Sì, va bene. Thank you. Ti farò a pezzi e dirò che sei ancora boom! Ma chissà dove. No, è cattiva la terza. Beh, per forza, deve essere cattiva. No, no, gli ho detto la prima. Poi non glielo dico. Ah. Ciao. Però aspetta. Ricarichiamo, vediamo se gli faccio io dico la terza, se guadagno punti lato scuro. È cattivissima la terza, eh. Ma non credo, sai. E gli puoi dire ancora vivo, chissà dove. E lei continua. Ah sì? La faresti davvero soffrire in questo modo, mostro! È vero? Te l'ho detto. Grazie Argo. È cattivissimo. Grazie Argo che mi guidi nel sentiero del lato scuro. Giovane Padawan. Giovane Padawan. Allora, adesso salviamo Seri. Partita da Alberto, un attimo. Ok. Lei è anche colpita alle spalle. E bravo, giovane Padawan. Esatto. Ok, adesso, caverna dei cristalli. Così ci andiamo a potenziare la spada laser. E incontriamo delle belle creaturine. Tanto belle. I Kinrat. Deboli a schifo, eh. Però sono brutti da vedere. Più che altro sono creature, sono tipo degli scorpioni. Sono estremamente sensibili ai poteri della forza. Perché la mia icona è diventata una spada? L'icona del mouse quando combatto con la spada laser è una spada laser. Non me ne ero accorto finora. Io avevo trovato le icone per il desktop di Cotter. Ah, ce l'avevo anch'io. Avevo il tema di Star Wars. Soltanto che poi mi dà fastidio la flexing sociale. No. In fondo al mar ci sta anche una persona normale? No, ci sta là. Fabbriche e fabbriche. Ma in fondo a Mar c'era un cuore. Beh, calcola com'è il suo nickname. Fa un po' te. Quanti cazzo ce ne sono? Mi ricordo che... Mi ricordo essere tanti, eh. Però non sono fortissimi. No, non sono fortissimi, però sono tanti. Basti là, te lo sai che ti puoi curare, vero? È morta prima. Sta cogliendo. Ecco, in fondo al mare, tutto ubriaco e molto meglio credi a me. Kangaroos, Gesù. Ogni tanto metto l'audio per sentire le spade laser. Riusciamo a fare dei Ci sono i nidi? Cioè, quindi mi vuoi dire che io sto tipo Ah, mi hanno ucciso? Ah, ok. Ci sono i nidi, quindi serio? Cosa cazzo fai? Colpisci le uova. Colpisci le cazzo di uova. Mi sa che è brutto. Ma l'abbiamo già detto, Walter, che domani c'è la live di Pathfinder, non giovedì comunque. Ricordiamo che domani è le 21. Sì. Comunque allora, domani pomeriggio lo ricordo anch'io quella live mia. Ah, è vero. Quindi ricordiamo. Credo che farà un video di presentazione. Eh? Farai un video per ricordare la live. Devi? Devo proprio. No, vabbè, sì.
Ma perché io pensavo dopo la prima, ho detto non ne faccio più, poi l'ho fatto per... No, è per, più che altro per ricordare il giorno dopo. Ah, giusto, perché cambia giornata, sì. Sto facendo un po' troppi trailer, mi sento un po' tanto Westworld. Sì, dai, allora ci vediamo tutti domani per fare la canzoncina dei pirati. Quanto no! Dio, ma cosa pirate is free? You are a pirate! Andiamo avanti così per un'oretta. Esatto. Quindi mi sa veramente che il nido dei Kinrad ne sta generando altri. Quindi domani tutti come per la sbando, e poi domani sera tutti quanti a fare, a uccidere una sbando praticamente. Non credo che uno di quelli che uccideremo ha una sbanda, ha una moglie, quindi... Ha una moglie. Beh, uno c'ha tante mutande. Che schifo. Ma non me ne vanterei, per il modo in cui sono, per il modo in cui sono adesso, non me ne vanterei. Curati, Kanderus. Kanderus, perché spari? Ti dico, curati. Miseria te. Cos'è che ti continua a avvelenare? Cioè, deve essere giovedì un bug. Uno dei membri della ciurma ha un impegno, per questo abbiamo slittato. Io. Dove cazzo vai? Curati, coglione! Il membro che streama. Esatto. Il membro che streama. And that's what he says. Quanto cielo! E il membro più grande. Capito? Nel senso di... Nel senso di tette. Di pene. Pene. Uccidilo! Hai detto pene. Pene. Uccidilo! Sì! Alleluia. Tornate in vita voi due, sorgete splendete. Bravi. Bastila, cura. Ah, non curi il veleno? Ma cosa cazzo serve la cura della forza? No, è il membro più grande, la parola giusta. Il super Victor della compagnia del disagio. Belli. Ah, dai, distruggiamo tutte le uova. Credo che a sto punto il super membro, cioè il super Victor della compagnia del disagio è il capitano. Allora, cristallo rosso! Anche se non di tu. Cristallo rosso! Cristallo rosso! Ok, avevo capito, non c'è bisogno di dirlo 4 volte. Finalmente si fa la spada rossa. Un altro cristallo. Sto trovando i cristalli, quelli della forza. Oltre a quelli colorati, sto anche trovando quelli che potenziano. Perché oltre a cambiare il colore della spada laser, possiamo anche potenziarla con vari effetti. Infatti io adoro questa caverna. Oggetti. Dai. Andiamo a prendere tutti gli oggetti utili. È come fare uno shop di oggetti magici, è bellissimo. Come hai fatto a mancare un uovo? Devi uccidere giusto qualche scorpione strano, però... Cioè, non sono neanche persone. Lo potrebbe fare anche un Jedi normale. Ok, uccidiamo qualche uovo. Okay. Non sei un vero Jedi. Come hai fatto a mancare un uovo? Ed è quello che ho chiesto anch'io. È esattamente quello che ho chiesto anch'io. Ma quindi adesso c'è un po' più di delay rispetto a prima. Sì, le prego. Queste fragili uova possono essere distrutte facilmente, uccidendo la vita innocente al loro interno. Vabbè. Distruggi. Ah no, più che altro non mi dà neanche punti lato oscuro, cioè non dà neanche soddisfazione di distruggere queste uova. Ne è sopravvissuta una alla furia? Ah, chiedo scusa. Provvedo subito. Olè. Adesso siamo veramente pieni di cristalli. Dov'è questa formazione che mi manca? Ah, questa qui. Ok, perfetto. Adesso dovrei veramente averli presi tutti. Kanderus, Bastila, formazione cristallina? No, ok. Kanderus, Bastila, ok. Ok, finalmente ce l'abbiamo fatta. Salva! Salvo! F4! Grazie.
Che poi c'è il rischio che ricarichi la partita di nuovo. Mi ammazzavo. La fai da Sandra al Matale, che dobbiamo fare adesso. Alla Matale ha chiesto aiuto. È convinto che il capo della famiglia rivale abbia rapito suo figlio. Consiglio Jedi ha dichiarato che deve investigare. Quindi dobbiamo andare dai Sandral. E mi pare di esserci, se non ricordo male. C'erano altre due uova. No, no, ho fatto il giro. Dovrei aver rotto tutto. Adesso veramente possiamo tipo cambiare il colore. Dovremmo aver raccolto tipo tutti i cristalli che vogliamo. Credo. Controllo un attimo. Abbiamo un cristallo blu, 10 rossi, uno verde e uno giallo. Il gioco forse ha capito qual era la preferenza la mia preferenza. Hanno detto: vabbè, dai, te ne diamo 10 rossi. Ma danno anche dei potenziamenti, vero? No. No, cambiano solo il colore. Sì. Sono gli altri cristalli che potenziano, tipo il cristallo Bondar, il cristallo Rubat. E basta, perché c'erano solo quelli colorati. Che merda di loot. Per il cristallo della luna vincerò. Ah no, scusa. Ero partito un attimo col pipipipiri. Allora, Evonok, torniamo. Potere del cristallo rosso. Attivazione. Ah, non era attivazione. Comunque io consiglio a chi non l'abbia mai, nel caso qualcuno non l'abbia mai visto e siete un po' persone tristi, di vedervi, che penso su YouTube non esista più, che un po' mi uccide, Sailor Greco. Sailor Greco. Io consiglio a chi non ha mai visto Sailor Greco di andare, se non sbaglio, su Dailymotion, che è la cosa dove pubblicano tutta la merda che YouTube censura o cancella a caso. Andate su Dailymotion e guardate, cercatevi Sailor Greco e buona visione. Proprio siamo pronti? Siamo caldi? Rossa. Rossa. Poi, cristalli. Scusate. Abbiamo il cristallo Rubat, che ci è praticamente un più uno. È l'arma più uno. Attacco più uno, danno più uno. Usato nella costruzione delle spade laser, il cristallo Rubat venne estratto su Femis. Produce una lama molto definita, su cui un Jedi può focalizzarsi facilmente. Grazie. Possa potenziare. Cristallo adesso di colore rosso, adesso lo dico e lo dirò solo una volta, sembra davvero un pene. Eh già. E ora si va a uccidere lo Jedi. Cristallo Bondar. Stordimento. CD10, 25% per due turni. Questo cristallo veniva estratto sul lontano asteroide del sistema di Alderaan. Produce una spada laser irregolare che pulsa all'impatto, scaricando parte della sua energia sull'avversario. Detto, wow. Sailor Greco è meraviglioso, c'è il canale su YouTube, comunque. Davvero? e la pagina Facebook. Cioè io quindi sono andato a vedermelo su Dailymotion, a caso. Eccola qui! Che bella, sei bellissima. Pulsa? Sì. In che senso pulsa? Quanto di lei è aumentato? Ok. Ciao a tutti, sono Antonella, 14 anni, vergine snella. Wow. Allora. Sto vedendo la tua erezione, praticamente. Cioè, guarda che roba! È rossa. Ed ecco che sclera di nuovo. È rossa. È bella. Adesso potremmo, sì, dai, torniamo in territorio. Puoi dirmi che è bella senza avere la voce di un maniaco sessuale, grazie. È bellissima. È bella. Oh, Argon, solo tu riesci a farlo. Oh, Dio. Sai che abbiamo avuto la stessa idea perché l'ho fatto in contemporanea. Ma Argon è arrivato prima. Esatto. È perché ho dovuto lanciarmi in avanti perché ero un attimo sdraiato con le gambe sul tavolo. Gnammi gnammi. Oh mio Dio! È un pop up, no. Non lo è. È Argon Up, si chiama proprio. Argo, Asima e D è bella. No, ti prego. No. Sì, ti ok, prego. Non lo faccio. No, dai. È bella. No.
giusto, aspetta. Scusa. Ok, ferita, confermo che paralizza anche i nemici. E adesso scusate se il rumore del ventaglio. Ah. Argon, fa caldo. Va caldo. Dagli un'estate al limone. O alla pesca. Al limone. Al limone, stiamo scherzando. La pesca. Questo è il mio stream e vige la legge marziale, il tè alla pesca. È una delle poche cose in cui non andremo d'accordo, io il tè lo preferisco al limone. Mi frega un cazzo, è il mio stream, quindi il tè ufficiale di questo stream è alla pesca. Ma come hai fatto? Lo sai anche tu! Non è vero, mi fa schifo il limone. Sto dicendo regia. Ok. È brutto arrivare a sentire Argon che dice gnammi. Gnammi. Regia, che lui preferisce al limone o alla pesca? Regia, chi piace di più, il tè al limone o la pesca? Regia? Ma non stava dormendo, ah, sì, sì. Quello freddo, non quello da Twines. Quello freddo, e non quello caldo. Quello caldo anche a me fa schifo la pesca. A me fa schifo proprio il tè. Hai un alleato con la regia, gli piace il tè alla pesca. Io ho sempre detto che la regia è un uomo dai raffinati gusti. Lofi però entrambi. Sempre detto io che la regia è un uomo dai gusti elevati. Regia è un uomo dai gusti elevati. Sempre detto. Guarda, giusto per il tempo per fargli prendere il link. La maionese la vuoi soltanto sopra? Sul tubo hanno tolto il canale, ma mettono vari video informativi. Ah, infatti, hanno tolto i video. E mi ricordavo avessero tolto i video di Sailor Greco, in effetti. La maionese va su tutto, va bene. Sono qui per il consiglio Jedi. Che ha fatto Ala che... Vabbè, ha messo un link. Scusami, ma da leggi uguale perché... Non ho preso il link, comunque, grazie Ala. Che brutta persona. No, non è altro, hai matato. È un bug di Xbox. Sì. È stato che soltanto caricato. No, però se, volendo il sito di Sailor Greco, ma lo puoi mettere, Argo. Però appunto, dovete dirlo ai mod di metterlo. Ditecelo, per favore. Sì, esatto. Questo è legale. SailorGreco.it. Sì. SailorGreco.it. Prende il link e uccide l'informato. Alza! Sono qui per volere del consiglio. Lo ucciderà usando la sua voce sapente e calda. Il tuo consiglio non ha potere qui. Minchia, ti prendo a pattoni. Bravo, Kanderus, bravo. Credo che adesso ve ne andate senza fiatare. Altrimenti vi andrete a vedere con i miei droidi. Ma puoi capire quanto mi sta intimidendo, ragazzo? Posso ucciderli tutti? Ma dai, no, me ne sono andato. Ecco, i contenuti di questo sito sono riservati ad un pubblico di soli adulti. Mi devo preoccupare. Sì, capisco. Sei qualcosa da scopare di scena? Il mio nome è Raheja. Ok, questa storia ha a che fare con Shen. Mio padre non è una cattiva persona. Dopo che è morta mia madre. Ah, ok. Praticamente il fratello, il figlio del tizio di prima è sparito. Lui incolpa l'altra famiglia e quindi li odia, a caso. Che sì, arriva al punto, figliola. Mio padre ha rapito Shen. Ecco. Ah, sì. Sailor si ammetta, Sailor Saita e Sailor Valletta. Unstable. It might hurt him if you do that. He no longer even cares if the Metales are responsible for what happened to Cassus. I am afraid my father will simply kill Shen out of. Okay. Questo non è un problema che mi riguarda. Please, find. Ti prego, trova Shen e salvalo. Prendi questa chiave. Okay. Perché ti interessa tanto Shen? Shen e io. Beh, un giorno l'ho incontrato lontano dal mio padre e ci siamo bombati duro nel culo. C'è proprio scritto. Yes! C'è scritto chiaramente. Ci siamo nascosti, nascosto. Anche mio fratello l'ha conosciuto. Trova Shen e libero. Punti lato scuro. Yes!
Vai. Sailor Greco è veramente tutta roba. Banana di Zeus. Dico solo banana di Zeus. Mi si stava bloccando la live per il povero Sol. Com'era? Io sono Sailor Greco e vi sconfiggerò col potere di Omero, tipo. Era una cosa del genere. C'è che mi spara già! Che violenza! Signor droide sentinella. Lampo dovrebbe farti male, sei un droide. Ti hai fatto esplodere, ok? Lo prendo come un sì. F4. Oddio, per un attimo la L sembrava, mi sembrava un punto esclamativo e c'era scritto Villa Sandra! Invece era Villa Sandral, scusate. Sto malissimo. Tutto bene, Marti. È Sailor Greco. È l'influenza di Sailor Greco. Oddio. Adesso tutto ciò mi obbliga ad andare a rivedere tutto Sailor Greco. Una volta finito qua, mi odio un pochino. Lello, anche Madir dice che Lello chi era? Era Milord, no? Era Milord. Milord era di Milord, tipo. Non si chiama Milord il coso. Milord. Milord? Cioè, i gatti si chiamano Galli e Cimo. La regina traversa. Ma la ragia, oh sì. Se lo greco, se lo rocchetta, se lo fiammetta. Se lo rocchetta. Anche se Sailor Valletta. Che tra l'altro, se non ricordo male, la storia è proprio quella originale di Sailor Moon, che tutti i pianeti hanno una loro principessa, che sono le Sailor. Sì, l'unico non avere una principessa è la Terra, che ha Milord. Esatto. Cioè, quindi Milord è così buliccio da essere la principessa della Terra. Esatto. Esatto. Per Marti sono i droidi che urlano Villa Sanda! Villa Sanda! Ok, nel corridoio non c'è niente. Ma Milord, francamente, è inutile. Serviva soltanto come controparte maschile per la prima, i primi due volumi. Poi allora, dopo è diventato assolutamente inutile come essere Marti, vivente. Scusami, ma Milord è l'uomo più figo e più sexy del mondo. No, no. No, no. Poi sai quanti venditori di fiori ha arricchito. Cioè, esatto. Cioè, ma vuoi mettere, c'è cioè, un uomo che ti arriva con una spadona a due mani e ti uccide tutti? E vuoi mettere uno vestito col completo, il cilindro, che tira una rosa? Cioè... Guarda che preferisco sempre Gatsu a Milord. Ma sì, ma ovvio, cazzo, ma stavo dicendo una... E allora... Era una presa per il culo. Cioè... Ciao, era un po' come il cavaliere dei pesci. Cioè, mentre uno combatte con Excalibur, la lama forgiata da Atena, l'altro usa i poteri dell'Oriente, uno al muro di cristallo, tu cosa fai? Io tiro le rose. Sì, infatti. Ah, però ho tre tipi di rose. Ah, vabbè, allora cazzo, posso. Milord è il paladino dei fiorai. Vai, scarichiamo gli schemi. Perfetto. A me interessa sempre, io quando entro nei panel di controllo, a me frega sempre di scaricare gli schemi, così vedo come cazzo è strutturata la villa. So anche dov'è il tizio, ma io, come al solito, mi frego di quello che mi hanno detto, cioè, vai solo da lui, così non fai sì, troppo Sol. Casino. Vado a uccidere tutti. Assolutamente, Sol. È molto sexy anche lui. Ma Walter era una presa per il culo, era chiaramente una presa per il culo. Got it. Che tra l'altro, non so chi è, qualcuno di voi che ha visto Conan, mi pare tanti, a giudicare da cosa diciamo prima in live, ma Tuxedo Gai... In Conan. Sì, è una presa in giro di... No, palese... non è una presa in giro, è un richiamo. È palesamente una citazione a Milord, Sì, sì, è una... Ah, sì, l'ago. Tuxedo Gai si chiama, no? Tuxedo Kamen, scusa. Tuxedo Kamen si chiama Milord. Un super detective con gli occhiali. Che dà la caccia ai criminali. Segreto con segreto svelerà. Indagando ancora. Con che non commette mai lo sbaglio. C'è sempre il suo bersaglio. Dobbiamo ricominciare col cantazzetto. Io vado, Guardate. Vado. Sa tutto.
La sigla la ricordo a memoria, però l'anime non mi è mai piaciuto. È innamorato però, mi dichiara sì un po', perché è un bambino, ormai, da un po'. Signora Fletcher, sa che forse riterrà, che tutto lo riporterà, perciò non si dà mai per detto. Che questa qua è una strofa che non tutti conoscono, eh. Kaito Kid si chiama il ladro di Conan, Kaito Kid. Cosa? Kaito Kid ti chiama il ladro di Conan. Anche in giapponese? Con... Sì, è proprio in giapponese, Kaito Kid. Ma va? Sì. Lo ricordavo con un nome diverso. Perché ti... credo che sia per il fatto che appunto, siccome lui spesso si fa vedere con un enorme... con un enorme Kaito. Kaito, solo che i giapponesi hanno un problema che non possono, non riescono a dire una parola che finisce con una consonante, devono terminare sempre con una vocale. Quindi è diventato Kaito. Sono contento di per te, ma ti link, però boh, io non ci ho mai trovato niente di speciale. Anzi, mi dà anche un po' noia. Fre, visore a scansione fotonica. Fotonica! Non so quando è che si diceva fotonica. Sembra negli anni 80. Sì. È bello. Oddio, zitto. È bellissimo. Io spero che tu non faccia quegli stessi versi quando hai un rapporto. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. Oddio. Oddio. È bellissimo. Oh Gesù! È bellissimo. Yes? Ciao. Ehi tu. Lo vuoi dai un po' di lato oscuro? Oh, che bello. No. Sei una mosca rana. Sei una mosca rana. Oddio. Sai qual è la cosa più che mi dispiace di più di vedere di no. No. Di quando esatto, non lo volevo dire, ma mi si è bloccato tipo il vocabolo. E quindi... Devo fare direttamente tutto il cervello. No, non distruggere la cassa. Vabbè, è un modo come un altro per aprirla. Posso scassinare questa porta? Certo. No? La distruggiamo, non mi faccio problemi. È una spada laser, sai. Dicevo, la cosa che mi scazza un pochino di quando andremo a Gardaland è che tu, appunto, ci vai da casa tua e quindi non possiamo cantare in macchina. Oh, non dire queste cose. No, ma tu non ci credi, ma io la parte che preferisco dei viaggi per andare nei posti è il viaggio in macchina per cantare le canzoni. Ma è la cosa che piace di più anche a me quando viaggio in gruppo. È bellissimo. È la parte migliore. Infatti quando arrivo mi infastidisco un po' perché dico cazzo. Dai, abbiamo ancora 150 canzoni nella playlist. Dai, fai il giro. Non mi puoi dire queste cose perché mi sono appena organizzata con regia per chiedere a uno dei vicini di badare ad Angela. Quindi devo comunque restare il fine settimana, se no perché non mi sarei venuta a trovare. Ma tranquilla, ma. Allora, appunto, e la regia si offende pure. Mi sono sentito dire. No, io mi sono sentito la sigla giapponese Mazinga Z, è troppo bello quando dice Mazinga Z. Sì, io ho sempre detto. Sì. Cioè, infatti, Mazinga Z era in teoria. Cioè, la parodia genovese che hanno fatto di Mazinga Z era fatta proprio per il fatto che i giapponesi non riescono a dire Z, ma dicono Z. E quindi Mazinga Z, cioè, lo dicono anche i giapponesi. Per capire quanto è ufficiale la parodia dei Bernard e Bishonen, lo dicono anche i giapponesi. Grandi Bernard e Bishonen. Allora, distruggiamo la porta. Olè, salve signor Shen. Who are you? Mazinga. Mazinga. Ah, sono qui per portarti in salvo. Ti proteggerò. E non mi preoccupo della mia vita, ma il destino della figlia di Norik, io la amo. Ti uccido. Me lo stai dicendo a me che ho gli occhi da mosca rana? Ma stiamo scherzando? Ma con chi credi parlare? Se non verrai con me ti trascinerò fuori, te lo dico. Se lo farai mi metterò a urlare come un pazzo. Non c'è problema, ti uccido. Urla quanto vuoi, me ne frega un cazzo. Non posso non farlo. Porco. Andiamo a cercare dov'è. Dov'è?
Eccoti, ciao Raesia. Devi andare con lui. Sto cercando di portare via Shen, ma non la vuole andarsene. La prima sigla di Yu-Gi-Oh! Italiana o... già? Sai che non l'ho mai sentito quella giapponese. Neanche io. Sono molto fighe in realtà le sigle di Yu-Gi-Oh! Devo essere onesta. Il mi si è rovinato tantissimo quando ho iniziato a giocare a Yu-Gi-Oh! Sì, ti aspetta fuori dai cancelli. Ottimo. Soprattutto quando mi beccavo i bambini che pensavano che le regole dell'anime erano vere. Invoco drago bianco più... No. Sorry, non è così. No, oppure quelli lì che ti dicevano, ormai ti ho battuto. Perché? E ti tiravano giù le carte e c'erano tre draghi bianchi da occhi blu in mano. E te ne fai? Te ne fai, scusa. Cosa sai che li fighi per quelli? Ma no, ma Kaiba li usa tutti in un turno, insieme. Ma che comunque a me drago bianco più blu faceva schifo, cioè, a merda. Era sempre un 3000 d'attacco. Ho capito, ma c'era esatto, c'era tipo Teschio Evocato che entrava con un sacrificio del 2005, ad esempio. Poi il più imbecille, Joy, aveva una delle carte più forti del gioco, che era Jinzo, che era quello con 2400 a effetto, che scendeva con un sacrificio Jinzo. E bloccava tutti i poteri. Era bellissimo Jinzo. Era fortissimo. No, non so se erano i poteri o erano le trappole. No, erano le trappole. Bellissimo. Misteriosa realtà. Io vivo. Ok, un attimo che c'è un momento clou, un attimino che c'è Romeo e Giulietta che si sparano. Questa, oddio, sta scena qui, oddio. Questa scena qui è Shrek. Era tipo, Dalan, Shen, Raesha, padre, padre, Giochino. Canto con gli stivali, io arrivo soltanto nel secondo. Ah, ok, scusa. No, scusa. Ma questo è il secondo. Ah, è vero. Perché non vi sparate null'altra? No, father, don't do this. Ti prego, dimmi che ci rimangono in mezzo. Ti prego, ti prego. Ok, cercate di non agire in maniera avventata. No, no. No, no. Se decidete di scontrarvi, morirete tutti. Bravo, bravo. Tu come si può fare lo stronzo qui? Menti, Raesha non ti ama davvero. Io mi ricordo quando Kaiba affonda i draghi bianchi e Yugi si abbassa i pantaloni e gli mostra l'Exodia e Kaiba rimane a bocca aperta. Che bastardata. Non ti ama. Vai. No. Successo perché sono bravo in persuasione. No, Shen, come away from that single. Raesha non ti ama nemmeno, vedi che cazzo. Ecco, crederesti a una donna che è riuscita a tradire il suo stesso padre? No. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. I see. Shit. I was foolish. My father. Fatti lasciare. There would have been too many. Shen, wait. Ti amo. Mi spiace. Sorry. Sorry. Not sorry. Dovresti andare con tuo padre ora. Sì. Grazie. Io speravo di uccidervi tutti. Cioè, speravo che vi sparaste. Cioè, stavo sperando tanto che vi sparaste tutti a vicenda, ma a quanto pare non succede. Sono contenta che domani faccio un date simulator dove in best ending è felice. Però il lato oscuro a pioggia mi è arrivato in questo momento, mi sa. Minchia, quanto è bello. Sono più cattivo di Kanderus e Kanderus è un criminale di guerra. Porco Giuda. Mi sento veramente Shen, tanto cattivo. No. Sono soddisfatto. Bravo mio padawan. Grazie maestro. Io rimango sempre come al solito a guardare in silenzio. Allora. E cantare Yu-Gi-Oh! Se vincerai, sarai più forte. Se perderai, nell'ombra resisterà. You want to play? Want to play the Star Away. Cosa che dice? No, aspetta, cos'è che dice?
Non ho idea. Che video hai idea? No, no, adesso no. Qualcuno vada a cercare cosa dice. Vado a vedere. Tu Yu-Gi-Oh! You wanna play the game, credo sia. E poi arrivo un attimo. La sigla di Beyblade. Testo sigla Yu-Gi-Oh! Ok. Allora dice you're born to play, just find a way to achieve your fame. Tu? Achieve your fame. Ah, ok. Tu, sì, ok. La partita, vinci la fatica, questa è la tua vita, Yu-Gi-Oh! Cercando il cuore la risposta senza sosta io in un presente magico vincente super sorprendente entri in un passato mozza fiato che tu hai risultato adesso andiamo più. Sì. E adesso con Beyblade. Cioè era proprio questa roba. Ma cantiamo May Melody? Cioè intendi Mermaid and Melody? Le principesse sirene? Ma perché la so, so anche Mermaid and Melody volendo. Puoi guidare qualche mezzo di trasporto? No. Un po' una delusione. Contro il tuo avversario vedi invece la potenza di un ciclone, che cara è, let's play the game da toccante, vincerai questo contro se combatte. Che carica. Quanto sono infogliati da avere il giapponese. È un gioco di trotto che tirano fuori i draghi. Ma io li amo i giapponesi per ste cose. Cioè riescono a fare. Cioè facciamo, ho avuto l'idea del secolo. Dimmi Chang, facciamo un cartone sulle trottole. Chang, quanto hai fumato ieri sera? No, ma aspetta! Okay, aspetta! Cioè, aspetta, io prendo la trottola. Sì. La tiro. Sì. E esce un drago. Sei un cazzo di genio, Chang! Andiamo! Ma perché c'è? Dov'è la mia tavolozza? Dov'è il mio pennino? Io c'è del cinese come cognome. Vabbè, c'è Yang, Tung, Zanzung, robe. Sono tutti cinesi. E che cazzo ne so. Scantugo era quello che stavo per dire. Dopo Beyblade. Anche lì. Macchinine. Lì delle carte per far andare in macchina. Sì. Che rincorrevano le macchinine. Che rincorrevano le macchinine radiocomandate e le scannerizzavano le carte. Cioè, ciao. Ce n'era uno fighissimo che avevano fatto anche i modellini veri proprio, ma non mi torna il nome. Mi viene Hopkins. No, non era Scantugo, scusa. No, c'era anche uno di macchine che si dovevano accendere girando una leva sotto. Che è vero! È vero, me lo ricordo. Merda. Non era RC qualcosa, no? No. Merda. Ce l'ho presente, non mi ricordo il nome. Elise, buongiorno. Le devo dire che il suo droid è... Allora, le risposte sono... Ho trovato il tuo droid, ma è stato fatto a pezzi dei mastini. Mi dispiace, ma è necessario distruggere il tuo droid. Il tuo droid è fuggito e non si riesce a trovare. Potresti dirmi... No, basta. Ok, le risposte sono queste tre. Il tuo droid è fuggito e non si riesce a trovare, ma sono sicuro che è in ottime condizioni. Vai a cercarlo così magari ti uccidono. Bravo. Punto lato scuro, vero? Sì, è brutto. Mi preoccupa vederti comportare in questo modo. Bastila. Atti simili ti possono portare al lato scuro. Sono più cattivo di Kanderus. Cioè ormai ci sto sguazzando nel lato scuro proprio. Proprio ciap. Quando passiamo le cose così serie con questa oscurità? In che senso? Cioè, diventi un vero Sith, uccidi Bastila. Non puoi. Te lo dico già. Good. But now the... Thank you. Te lo dico già, non si può. Spiace. No, che cazzo. No.
non si può diventare. Per quanto in teoria vai all'Accademia Sith a un certo punto della storia, non puoi diventarlo veramente. Un po' triste, però. Allora, Shaman King, io penso che sia la più bella sigla dei cartoni animati italiani. E per quanto io sia. Tipo, Shaman King. Per quanto io sia un fag di. Bellissimo. Di coso di. Di Giorgio Strocazzovanni. Ammetto che devi dirlo completo il suo nome perché se no non conta. E ammetto che Shaman King è stupendo. È tipo bellissimo. Gundam Wing è dopo, è la seconda. Gundam Wing. Gundam. Con quanta violenza la canta. Gundam. 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 Oh, è super strong. 5 super robot tutti nello spazio strecciano, stanno volando lassù da colonne su armando di schiavi, è qua giù ok, un attimo, momento di trama fondamentale della vita, un attimo per forza. Eh sì, Gundam 5 robot così Gundam sono spaziali Gundam mandati eccezionali per forza e volontà, hanno le ali niente lo ferme per giustizia Gundam. Ok, chiudeteli perché sta cominciando la trama. Che cazzo fai? Sta suonando con la tastiera. Esatto, fa violenza con la tastiera. Stavo agitando la spada laser a tempo. Ok, entriamo nelle rovine. A momenti stai. Ma in Dragon Age per mandare il mondo a puttane? Non troppo. Ma il problema è che adesso guarda come stai. Cazzo, mi metto lo spazio. Io spero. Non puoi pretendere che io canti Gundam Wing senza tipo citarmi duro. Quindi. No, ma la mia domanda è: ma muovi il cazzo con la stessa violenza? Ti fai certo. Del male? Ma ti fai del male? Sei tipo gli orsi che hanno l'osso nell'uccello e quindi, tipo, dopo che scoppano gli si rompe. È uguale, praticamente. È proprio. Tu hai un osso. No, però usandolo così succede. Dimmi che non sono l'unico che ci dice Giorgio Strocazzovanni autografati. Io purtroppo non l'ho mai visto e la cosa mi uccide un pochino dentro. Non mi ricordo la sigla di Shaman King, l'ho sentita così poche volte. Potrei cantarla tutta, ma in commento siamo un attimo in trama. Ma non è vero, stiamo girando intorno. No, adesso no, siamo in trama. Questo droide parla lingua che non riconosci. Mi spiace. Che lingua è? Sta parlando in Wookiee, mi sembra. Un dialetto del Wookiee. Bastila? Che cazzo dice questo droide? Credo che cerchi di comunicare con noi diverse lingue. Il droide può capirci, l'unico problema è che potrebbe non essere in grado per parlare la nostra lingua. Ok. Posso riprodurre qualsiasi lingua parlata dagli schiavi dei costruttori. Ecco, appunto, trama. Ehi, questo l'ho capito. E riesco questa lingua. Ma la capisco io, quindi non abbiamo per il cazzo. La comunicazione era vitale per assicurare che gli schiavi costruissero questo tempio secondo il volere dei costruttori. Tu non sembri appartenere né a loro né ai costruttori. Sei simile a colui che è venuto prima. Probabilmente si riferisce a Revan. Eh già. Sei un guardiano? Sono il supervisore. Sai tipo quelli che girano nei corridoi e ti dicono tu torna in classe. Almeno questo. Alla fine il progetto di tutti gli schiavi vennero eliminati. Io fui riprogrammato per essere d'aiuto nel caso in cui un costruttore dovesse tornare alla ricerca di informazioni sulla Starforge. E cos'è la Starforge? La Starforge è la gloria dei costruttori, l'apice del loro infinito impero. Una macchina dotata di una forza invincibile, uno strumento di conquista impossibile da fermare. Non so davvero cosa sia in realtà, vero? La Starforge è la gloria dei costruttori, l'apice del loro infinito impero, una macchina data di una forza invincibile, uno strumento di conquista impossibile da fermare. Il droid ovviamente non è stato programmato per rispondere a tutto. Ok. Potrebbe essere stata una fabbrica di armi? No, basta, è una cazzata sta qua. Forse il droid ha delle informazioni. Già. Chi sono questi costruttori? I costruttori sono i grandi maestri della galassia, i conquistatori di tutti i mondi, i dominatori dell'impero e i creatori della Starforge. Ok, devono essere una razza estinta, vi ricordate? Mini 4VD! Mini 4VD, esatto.
Vi ricordate? Dragon. Favore. Esatto. Non puoi, non puoi mettere GIF. Sì, non mettete link, GIF o altre cose del genere. Vi ricordate i precursori di Mass Effect? Che ricordo come cazzo, che non ricordo come cazzo si chiamino. Ecco, non hanno inventato una minchia. Anni prima c'era Star Wars Knights of the Old Republic, che ha fatto la stessa cosa. Ti ricordo, come ti avevo detto l'altra volta, che Mass Effect tecnicamente doveva essere il nuovo... Sì, lo so, ma almeno... Cioè, dai, è fatto la stessa cosa. Però poi non gli hanno dato gli ok. Il droide parla in Cellcat. Forse erano loro i costruttori. I Cellcat non furono altro che schiavi. Ok, va bene. Hai visto qualche costruttore di recente? Sono qui da quanto questo monumento venne ultimato. In tutto questo tempo nessun costruttore è tornato. Da quanto sei qui? I miei circuiti cronologici hanno registrato più di 10 rivoluzioni dei pianeti più esterni del sistema attorno al Sole. Quindi 20.000 anni. Questo droide è 5.000 anni più vecchio della Repubblica. Parlami di Revan e Malak, quelli prima di noi. Quelli che venivano prima di voi, quelli somiglianti a voi, non costruttori o schiavi, cercavano informazioni sulla Starforge. Essi si dimostrarono degni di averle. Ecco. Scoprirono i segreti della Starforge. Al contrario, ci fu chi fallì in questa ricerca. Quello che hanno mandato il consiglio tipo 10 minuti fa. E si chiama Nemo, tra l'altro. Ah, mica saperlo, cazzo. Facevano la ricerca di Nemo proprio forte. Quindi l'hai tu ucciso, hai ucciso te il Jedi? Io non sono programmato per combattere. Ok. Come faccio a essere degno? Può entrare nei campi di prova est e ovest. Chi capirà il volere dei costruttori potrà avere accesso ai loro segreti. Ma chi fallirà sarà distrutto. Ok, Revan ce l'ha fatta. Domo se riuscirà a scoprirlo. Va bene. Ho caricato. No, Mebeli. Non basta che fai F4. Fre, F5 più vicino. Vabbè, faccio veloce. Curse of the Card. Che lingua è? Non capisco. Ehi, lo capisco. Chi sei? Da quanto sei qui? Chi sono i costruttori? Ma scusa, toglielo dall'F5. C'hai ragione. Cos'è la Starforge? Lo metti a F12. Con l'altro... Parlami di Revan e Malak. L'hai ucciso te il Jedi? Come posso essere degno? Ok. F4. Ok, lo tolgo da F5. Ti conviene. Allora, gioco. Caricamento rapido lo metto. F12. No, ho messo un segno sul tastierino numerico strano. Che adesso schiaccerai con. Non posso, è proprio da un'altra parte. Cosa è successo? Sto vedendo Shaman King. Sei un col. Dicevo, c'era il momento trama, ma proprio quello grosso. Porco. Allora, apriamo sta porta. Ora c'è un droide guardiano che combatte qua. Salve. Oh, lei ha uno scudo. Viva. Bastila, te non puoi disattivare i droidi, vero? Sì. Ce l'hai anche fatta, sei una campionessa del mondo. Bravo, Bastila. Tieni un biscottino. Sure. Tu tira fulmine della forza come se piovesse. Madonna, adesso che ho livellato posso tirarne tipo 5 o 6. Complimenti. Ma da 2 a 5 o 6? 5 ne ha tirate, almeno 5 ne ha tirati. Ma non gli stiamo più facendo una favarda da tipo un'ora? No, Mario. Ti banniamo. Tranquillamente. No, perché c'ha il boom qua. Ah. Disattivato, adesso non può schivare. Oh, distrutto. Ma la prova era picchiarlo forte? Davvero? Quanto pare. Ok. Allora, antico terminale. Oh, cazzo. Prova a inserirmi nell'antico sistema. Fallimento. Prova a parlare col computer. Il computer sembra zittirsi, quindi sullo schermo iniziano a apparire dei caratteri estremamente inusuali. Il computer emette una rapida sequenza di suoni. Senti uno di questi suoni riprodotto anche dal tuo datapad. Una piccola fessura per dati si apre di fronte all'antico macchinario. Inserisci il datapad.
Il computer sembra essersi collegato al tuo datapad. Lo schermo si ripulisce nuovamente. Sullo schermo iniziano a comparire dei caratteri familiari. Hiriski, Khzof, Hyun, So, Storf. Eh? Non ho capito l'ultimo. Itasof. Ok, grazie. Adesso puoi pulire. Elaborazione dati completata. Analisi del linguaggio completata. Quesito: identificare i tre principali tipi di mondi che portano alla morte. Oceanico, erboso, desertico, vulcanico, arboreo, brullo. Direi brullo. Vulcanico, brullo. Desertico e brullo. Bruno. No, brullo a Bruno. Allora, vulcanico. Scusate, desertico. Brullo che tipo sarebbe? È brullo. Non ti ricordi brullo, terreno, Fre? È un terreno solitamente semiarido, con poca vegetazione, il brullo. Ah, sigillo della morte aperto. Sigillo della morte. Attivazione! Ok. Grazie. Ma non ti ricordi il DJI che c'è stata la stessa sorpresa quando qualcuno ha detto brullo? Ah, Luca. In quale? Tipo in tantissime campagne. C'era anche nella DJI in Cuore di Mostro. C'era anche Brulloville. Oh, veste da cavaliere Jedi. Adesso sì che andiamo a fare i culi. Due di difesa. Bastila, finalmente posso darti il mio vestito. Ok. Credo di stare in modo completamente diverso. Non c'è da cagare il cazzo. È una sciopona. Se comprate le skin per modificare l'armatura. Oh, c'è un altro droide. Ma quindi le prove per essere degni sono semplicemente pesta forte ai droidi? I'm here. Pesta! Pesta! Perché sembra di sì. Basti là, stiamo combattendo. Oh, carino anche il vestiario blu. Sì. Ah no? Non sarà cambiato il suo vestito, è uguale. No, no, è cambiato. È leggermente. Sì, di poco, ma è cambiato. Ha lanciafiamme sto qui? Tu vai di fumi della forza che devono finire, Adal. Tema disattivazione droide. Prima o poi non lo passa. Spero. Kanderus, te ce l'hai il fucile mitragliatore contro i robot, vero? Sto usando fucile molecolare da tipo tutta la live. Ci credo che non faceva danni. È quello più debole? Sì. È quello che trapassa gli scudi, ma poi è inutile contro tutto il resto. Vai. Fulmine della forza! Zio mio bello! Esatto. Basti la eccitazione. lo so. Ad Alberto ha attivato l'ottava porta. Esatto. No, ma sì. Devo chiudere la porta per fare questa cosa. Batti l'attiva eccitazione si sente. Ah! Ecco. Nodal! Adesso ripetiamo. Cani! Non mi avrete mai vivo! Tanto regia mi ha scritto comunque. Sporchi capitalisti! Ho livellato! Sporchi capitalisti! Sono morto e nel resuscitare ho livellato, tipo Gesù. Ti è messo meno anche di 3 giorni. Sì, infatti, un attimo. Finito il combattimento, puff! Madonna come sono cattivo, mamma mia. E mi piace un sacco questa cosa. Allora, persuasione, il massimo è 14. Ok. It's good to be bad. Oh, io adoro avere personaggi con persuasione alta. Perché, a parte che nella foto del personaggio ho gli occhi chiusi, ma vabbè. Adoro i personaggi con persuasione alta perché così posso veramente fare quello che il cazzo che voglio. Ed è bellissimo. Allora. Ok, ragazzi. Vai via? Vai a dormire? Sì, direi di sì, direi che è il momento. It's the time of lunch. Va bene. Posso? Sì, cioè, perché me lo chiedi? Coloro che no, perché comunque è la tua live. No, no, non puoi andare a dormire. No, no, è per spammare, credo. Ah, ok! Infatti non capisco, che cazzo mi chiedi? Per tutti coloro che sono ancora svegli, domani ricordo che alle 4 si prosegue con Asagawa Academy, la route di John Tron. E domani sera, per tutti quelli che sono più interessati,
c'è la campagna di Pathfinder, così, così vado in parto in vantaggio rispetto ai ragazzi. Soffocamento della forza. Soffocotto della forza. Soffocotto della forza. Soffocato. Soffocato. Oh, va bene, Marti. Ciao. Un bacio a tutti e buonanotte. Ciao, cara. Buonanotte, Marti. Ciao, ciao. Ciao. Metti il datapad. Iscri? Sof? Yun so? Ha? Itasok? Parla computer. Ok. Identificare tre principali tipi di mondi che permettono alla vita di nascere. Erboso, arboreo, oceanico. Sigillo della vita aperto. La vita che cos'era che guarda Naruto? Terzo livello, terzo sigillo, se non ricordo male, no? Morte è l'ultimo. Vita è terzo, quinto, mi pare. Non lo so. Ah, ma stai dicendo quando aprivano i sigilli del corpo? Sì, quando c'era sopracciglione, Guy Michael, grandissimo, personaggio preferito, best personaggio della vita. Mi dispiace non troppo. Non era l'altro quello che ti piaceva? Shikamaru, Shikamaru è Shikamaru. È Gesù Cristo, ok. Però Guy è il più cazzuto di tutti. Pochi cazzi proprio. Ok, siamo entrati. Super momento trama serissimo, ma tipo che più serissimo non si può. Dimmi che non è una cutscene, ma è che è gioco, perché sennò sono casini. Salvo intanto. Questo, signori. Sì, non è cutscene, ma è gioco. Yes! Oh, questa, signore e signori, è la Starforge. È la stessa cosa che Malachi e Reva non ha controllato nella visione che aveva avuto, che era una cutscene. Esatto, lo sta dicendo anche Bastila. Questa è la Starforge. Questa è una mappa. Esatto, questa non è precisamente la Starforge. È un grafico di navigazione per raggiungere la Starforge. Bello. Vero? Ed okay. È il tuo teletrasporto per andare sugli altri pianeti? No, semplicemente questo ci dice... ci dà delle indicazioni e ci dice dove sono le altre indicazioni. I don't know, but Revan and Malak were very interested in finding. But I think this map. Questa mappa potrebbe essere la chiave per trovare la Starforge. Sì, più o meno. Vedi questo pianeta? Sembra Corriban, un pianeta Sith. Se quello è Corriban, questo è Kashyyyk, Tatooine, questo è Manan. Ma mancano delle parti, coordinati per spaziali incomplete, dati corrotti, e non c'è nulla che suggerisca l'ubicazione della Starforge. Esatto, forse in questi mondi troveremo altri indizi. I was thinking that too. This map can't take us to the Starforge. So per certo che Revan e Malak hanno visitato Corriban e altri pianeti. Devo mettere in consiglio il corrente. Ok. Che bella che è questa mappa. Sai cosa sembra? Tu l'hai visto il pianeta del tesoro? Sì. Sì, 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 l'ho visto. Sembra quando Jim apre il glifo e lo lancia e appare tutta la mappa stellare intorno a lui. Ah. Sì, anche. Bello. Che tra l'altro sai che... Cioè, a te è piaciuto il pianeta del tesoro? A me sì. Sai che è tipo uno dei classici di Disney... Cioè, uno dei... Non so neanche se è un classico. No, penso di sì. Comunque è uno dei film Disney che ha fatto più flop al botteghino. Strano. O in generale. Cioè, uno anche dei... la canzone degli 883 mi piace. Esatto, cioè, che è tipo la cosa più bella del mondo. E... Io l'ho amato quel cartone. E la gente lo dice che è una merda. No, boh. Ma sono gli amanti dei classici. Anche io adoro l'isola del tesoro classico. Però. Sì, anche a me piace. Però ammetto che. Wow, bello. Tanto bello. Allora, in teoria avremo qualche quest secondaria da fare su questo pianeta. Ma non ho assolutamente idea di dove andare. Tipo, trovare il capo dei Mandaloriani. Sinceramente, non ricordo dov'è. Quindi, tipo, girare a caso non è proprio un'idea intelligente. Quindi, facciamo che andiamo. Bastila sembra avere qualcosa in mente. Dimmi, Bastila. How can I help? Sembra qualcosa ti preoccupi? No. No. Not exactly. Sto pensando a quello che Gita ha detto di noi due. C'è un legame tra noi. I can feel it, as I'm sure you can. Già. E adesso accendi la spada tanto per farle capire. Zing! Zing! Penso che il tuo interesse vada oltre il legame. Please.
ti prego, sono un Jedi. Sì, certi sentimenti sono lontane da me. Cioè, ho anche giocato un botto a quel gioco, l'ho finito, era bellissimo. Non lo so. No, era una merda, però mi divertivo. Sì, ci ho fatto una partita una volta, ma non è che mi piace. C'era anche il gioco, era molto molto carino. Ecco, vorrei che lo mettessero su Kingdom Hearts. Questo sì. Ok. Il nostro rapporto cos'è? Un approccio mal riuscito? No, dai, rispondo alle domande. Sono semplici domande, certo, certo. Allora, questo lo c'è di che cercare. Che tipo di esperienze personali hai? Domanina. Sono stato un contrabbandiere prima di unirmi alla flotta. Bene. Su quale pianeta sei nato? Kashyyyk, sono un Wookiee, l'avresti detto. No, devo parlarci con Bastila. Deralia. No, glielo puoi dire. Sì. Sì, però se glielo dici si incazza e non ti parla più. No. Quanti anni hai? Come mi chiamo, stronza? Zinga, zetto, 92. Zinga, zetto, 92. 92. 92. Cosa? Ah, te l'ha chiesto. Sì. Il gioco era una merda, ma è bello per me. Esatto, Nadir. Stessa cosa che rispondo sempre anch'io. Yes. La verità è che stavo studiando il modo in cui stai rispondendo alle mie domande. Le tue reazioni mi aiutano a giudicarti. Era un test per me per imparare di più di te. Ma troia. Non mi piace essere manipolato. Non avevo intenzione di infastidirti. Ma ma capito, sta qui che ti analizza. Vedi? Lo faccio sentire io. Cioè, analizza e non ti dai neanche due botte. Che brutta persona. Io tra l'altro in questo momento ho addosso i vestiti di un cavaliere Jedi morto. Ma sembra che nessuno gliene freghi molto la minchia proprio, eh. Nessuno va a vedere l'etichetta. No, ma proprio no, mi sa. Vum vum. Cioè, più che altro hai fatto il pelo a uno che ci passavi davanti con la spada laser. Dettagli. Allora, il cristallo Sigil aggiunge un D6 danni in più. Esatto. Meglio di quello Bondar che può stordire con una chance del cazzo. Che invece lo diamo a Bastila. Ma stai parlando di Atlantis, Nadir? Quello del tizio con gli occhiali che deve trovare Atlantide con il sottomarino. Sì, direi che Atlantis. Sei tornato, giovane Padawan? Hai scoperto cosa cercavano Revan e Malak? Menti? Come menti? No, non posso. Abbiamo trovato una tema pastellare. Bisogna agire, ma dobbiamo farlo impulsivamente. Dobbiamo costruire gli archivi. Certo. Torna alla nave con Basti e ti faremo chiamare. Ok. Padawan, congratulazioni per essere riuscito a scoprire. Potevi dirmelo anche subito invece di fare sta cosa. Ma c'è dell'altro che dovrei fare. Noi Jedi sappiamo che non raggiungeremo la vittoria sui Sith tramite la forza bruta. Il consiglio è una missione per te. Ho consultato i nostri enormi archivi per scoprire la natura di questa Starforge. Ma tutti i miei sforzi sono stati vani. Comunque il consiglio ha deciso. La Starforge deve essere trovata. Revan e Malak la cercavano proprio mentre stavano passando la toscura. A pastellare ti ha mostrato 4 pianeti, ma non era completa. Non mostrava l'ubicazione della Starforge. Ogni mappa stellare è probabilmente il pezzo di un puzzle più grande. Trova tutte le mappe stellari su Kashyyyk, Tatooine, Manan e Corriban e riuscirai a scoprire dove stava la Starforge. Mi sembra una missione suicida. Che maledizione, che insolenza. Ma vaffanculo. Ho fatto una domanda, fratello. Okay, dobbiamo stare pochi perché, ok. Bene, gli altri non stanno che non fanno che ostacolare. Ma sarebbe assolutamente folle mandarti da solo. Sarà Bastila ad accompagnarti. Che culo. E Juhani ha chiesto di poterti accompagnare. Grazie. Vorrei che anche qualcun altro si unisse a me. Naturalmente verranno a coloro che hanno accolto su Taris. Beh certo, cioè non è che avete controllo su di loro. Puoi tornare qui quando vuoi. Dovrei partire? Puoi partire quando vuoi, ma ti consigliamo di non tardarti. Ok. Smetti di battere una palpebra e poi l'altra. May the force be with you. Qualcuno di voi si ricorda invece, appunto, parlando di Atlantis, il videogioco di Atlantis. Di nuovo, un altro che ho provato che non mi è piaciuto e l'ho mollato subito. Ah, peccato. Era un casino, tra l'altro. Andando avanti era veramente difficile. Mi faceva sballare. Cioè, era un gioco un po' molto di merda. Mi faceva sballare perché potevo usare tantissimi personaggi. E tutti diversi tra di loro. Era spettacolo.
usavo sempre, quando si poteva, usavo sempre quello italiano. ok, si dice che ti manderanno in missione. Sì. Non penso che il consiglio voglia che io parli apertamente di questa missione. Cerca di capire, non sto cercando di rivelarti qualcosa che possa mettere in pericolo l'ordine. Non solo grazie e buona fortuna. Cosa può essere pericoloso di Sith? No, no, ma lo stile grafico, ok, so di esiste, però se non mi attirano... Sto qua mi ha detto che... Cioè, solitamente non mi attirano quelli tratti da... C'è il Teren Tatek, una bestia che si nutre del sangue di chi è potente nella forza. Da qualche parte. Cos'è questa esatto. Creatura tanto pericolosa? Il Terrantatec è un predatore e noi giri siamo la sua preda. È incredibilmente forte, con un'astuzia primitiva e una resistenza innata alla forza. Alcuni credono che il Terrantatec sia un mostro allevato dagli antichi Sith e diffuso nella galassia per distruggere i Jedi. Purtroppo è molto raro, si vive solo in luoghi più oscuri e pericolosi. So anche dov'è. E noi lo incontreremo sicuramente. Sì, so anche dov'è. Allora perché te ne preoccupi ora? Non è la prima volta che Terrantatec scompaiono per lunghi periodi. Molti credono che possano stare in letargo per anni. Temo che le serie di Malak possa aver svegliato queste creature. Quando i Sith erano sconfitti, non mi sorprenderei se il consiglio organizzasse un'altra grande caccia. Cos'è? Grande caccia viene creata dal consiglio dopo la guerra contro... Vabbè. In questo periodo scomparvero molti Jedi da molti mondi senza preavviso. Il consiglio indagò e scoprono che dietro a tutte le morte c'erano i Terrantatec. E quindi caccia a tutti. Quindi li hanno uccisi tutti? Sì, ok. Sì, contaci. Ok, ci sono delle voci di Terrantatec su Corriban. Va bene. Non me ne avresti parlato se non devo incontrare uno. Esatto. Grazie dell'avvertimento. Sì, tra l'altro forse ce n'è anche più di uno, perché... Adesso si è detto che su Corriban c'erano delle voci, che ce n'era uno, ce ne sarà sicuramente uno. Però io sono anche sicuro che ce ne fosse uno su Tatooine. Mi pare di ricordare. Sono abbastanza sicuro che ce fosse uno. Adesso saliamo su Lebon Hawk. Ma prima... c'è la possibilità di incontrare qualche personaggio della saga? No, perché... Tipo Jabba o roba simile. O no, viene dopo questo. No, no, c'è un motivo. È perché questo è la vecchia Repubblica. Star Wars i film di Star Wars sono nella Nuova Repubblica. The Old Republic è tipo cose successe una cosa come 3000 anni prima di quello che è successo in Star Wars. Ah, è vero. Mi pare, non mi ricordo benissimo quanto. Allora, missione, puoi anche stare qua, di te non mi frega un cazzo. No, però aspetta, tutti i personaggi possono tipo far regalarmi degli oggetti, quindi ci parliamo. Ah, vero, essere triste perché sono morti tutti. Tale sia un deserto, dimenticala. Non può essere così crudele. Minchia. Hey there. No, non gli è passata. Ho bisogno che tu mi faccia una spina di sicurezza. Ho bisogno che tu me ne faccia un'altra. Ok. Ho bisogno che tu me ne faccia un'altra. Ok. E un'altra. E un'altra. Che cosa? E un'altra. Cosa gli stai facendo? E un'altra. Ok, non ne può fare ancora. Perfetto. Spine di sicurezza sono cose per forzare le serrature che non posso scassinare. Ah. Sì, esatto, questa cosa è... Dopotutto, ragazzi, io ricordo che questo gioco è della BioWare, che è quella che ha fatto Dragon Age. Quindi è normale che l'hub dove si incontrano le persone ci sia anche qua. Proprio per questo motivo. Perché, appunto... Puoi parlare con chi cazzo vuoi. Allora, fammi andare a vedere con cosa è equipaggiata Yahani? Ah, la veste da cavaliere Jedi, rossa invece che blu come ce l'ho io, e una spada laser blu. Cioè, le tue due spade laser rosse dove sono finite, scusami? Ha la stessa resistenza della tua, quella? Ha la stessa resistenza della tua, quella? Sì, 2,8 è la stessa della mia. Scusami, tu hai 78 di vita, io quanto? Perché rossa. 66, sono una merda io. Che classe sei, Yahani, per curiosità? Yahani, dove sei? Yahani. È un guardiano Jedi. Ah, è un combattente cioè, è prima linea, Yahani. Ok. Juhani, lo chiamo sempre Yahani, non so perché. Ok, robottino. Puoi costruire una spina di programmazione per me? Bravo. Però lei non è... Cioè, quella lì con più... magari lei riesce a farla passare dal lato oscuro. No, l'ho detto che non è possibile. Ciao Giovanni. Hai pensato che il lato oscuro ti avesse consumato? Non è niente.
Cioè rischi di combattere contro tutti. Sì, più o meno. It may. I can... Ok. Zalbarino. Puoi crearmi una granata? Sì. Bravo caro. Puoi farne un'altra? Ne hai già molte. Merda. Vedi, missione era gentile, me l'ha dato un sacco. No, peccato perché probabilmente non ne avevo molte di spine di sicurezza e quindi te ne può fare di più. Mentre se hai già tanta roba, no. Allora, qua c'è Basti lecca. Questa è la mappa della galassia, sì. Lo so. Ah, ma quindi queste te le possono fare all'infinito? In teoria sì. Ciao Kart. Kart ovviamente è inutile come un buco senza culo, anche lui, quindi non può fare niente. Basti la idem. Stavo per dire, chi è che rimane? Kanderus. Il mio grande amico Kanderus, dov'è? Tra l'altro poi ci saranno un sacco di missioni che si possono fare su questa astronave più avanti, che sono veramente divertenti. Cioè, un po' le odio, perché ti fanno perdere tutto il tempo della vita, ma... Ammetto che questo è tipo il vostro... Dove, un luogo dove potete riposare gli oggetti, se vi servono. Allora, rifornimenti. Questo magazzino di cibo è essenzialmente d'emergenza. Ci sono delle missioni che se non sai come vanno affrontate... Rischi di creare dei casini allucinati sulla nave, ma veramente grossi. Allora, signor Kanderus, salve. Yeah, what are you? Cosa vuoi? Mi sto chiedendo... Puoi darmi degli stimolanti surrenali? Bravo, puoi darmene un altro? Hey, don't worry. No. Tutti i braccini corte. Sì, parte missione che ti faceva... Cioè, mille spinelle. Spinelle brutte, però. Detto così, ammetto che spinelle è un pochino brutto. Allora. Salviamo. Ok. Perfetto. Allora. Adesso, prima di chiudere, equipaggio Kanderus con suo mitragliatore vecchio, perché sennò poi non fa un cazzo di danni, mi lamento pure. Ok. E... sì, ok. Vado un attimo al ponte della missione, cioè appunto alla missione, al ponte della nave, e guardo come si chiamano i pianeti dove dovremmo andare. Allora, Tatooine. Allora, abbiamo Tatooine, il pianeta dei Jawa, dove c'è, dove si svolge il primo Star Wars, cioè la minaccia fantasma. Poi Kashyyyk, che è il pianeta degli Wookiee. Potevi dire anche il primo Star Wars e basta. Sì, anche bene, qua la gente capisce. Anche qua, è vero, hai ragione. Sì. Poi c'è Manan, che è un di Tatooine. Pianeta che mi pare non si veda mai nella trilogia o nella zoologia, non mi ricordo. Comunque è un pianeta molto culturale, praticamente poi ci sarà molta politica nella campagna e poi si dovrà andare sotto proprio sott'acqua, mi sembra ci saranno anche proprio delle missioni sott'acqua fisicamente con una specie di caschetto. E a cercare i pezzi da Starforge. Poi c'è Corriban, che se non ricordo male Corriban è nel pianeta dei Sith, mi pare. Mentre Yavin non ho assolutamente idea di cosa minchia sia. Proprio bleh. Non ho ricordi su che pianeta sia Yavin. Quindi pianeta rosso. Sì, non dice neanche niente, tra l'altro. Queste coordinate indicano una piccola stazione spaziale orbitante intorno alla gigante gassosa. Ma sapete cosa vi dico? Dato che sicuramente Yavin non è un pianeta dove c'è una Starforge, ci andiamo a dare un'occhiatina. Andiamo a Yavin. Però se te lo segna, non è che c'è lo stesso. No, sono abbastanza sicuro che non c'è. Ok, adesso c'è una piccola cutscene dove noi partiamo. Cioè, semplicemente ci alziamo e decolliamo. Senza problemi. Ok. Nel frattempo che noi siamo decollati... Ovviamente i Sith lo sanno. No. Cosa? C'è ancora lo stesso problema della mancanza dei cazzi. Sì, sì, infatti lo saltate. Lord Malak, la Starforge è operativa al 200% delle possibilità, ben oltre le nostre aspettative. Sono più interessato alla giovane Jedi Bastila e alla sua meditazione da battaglia. Avete scoperto come è riuscita a fuggire dalla distruzione di Taris? Poi adesso vedete. Sì. Ok. È stata aiutata dagli ingegner Cartonassi. Sono solo dei sì, no, avevo paura che questa qua contasse come una cazzin perché non posso skipparla. Accomodo sotto il mio comando. Esatto, quest'uomo era il generale di Kart. Avessimo parlato, avremmo scoperto che aveva un comandante che era diventato un Sith.
Un ammiraglio, sì. Oh, guardate chi arriva adesso. Ciao, Calo Nord. Sto figliolo. A quanto pare lo hanno creduto morto. Eh sì. Un Jedi e un eroe di guerra. Sono duro a morire, no? Ti avevo creduto morto, non è che sei sopravvissuto. Egli vale il suo prezzo. Beh, oddio, gli abbiamo fatto il culo, Quindi non è che vale così tanto. Desidero che la giovane Jedi venga presa viva, se possibile. Rubacchione. Possiamo conferire in privato a Lord Malak? Confido che non state sprecando il mio tempo. Vi prometto che ciò che Calo vi dirà per gli altri compagni di Bastila vi interesserà enormemente. Già. Ora c'è un'altra piccola cutscene di noi che ci avviciniamo al pianeta. Quindi ve la skippo. Ok, siamo arrivati nel pianeta. Ah, è vero, devo scendere io fisicamente dalla nave. Sta cosa mi ha sempre un po' rotto la fava. Perché devo ricordarmi dov'è. Oh, Zalbar, ciao. Stavo controllando le nostre provviste nella stiva. C'è qualcosa di strano. Cioè? Qualcuno si è introdotto nel magazzino delle provviste d'emergenza. Missione io abbiamo chiesto a tutti, ma nessuno ne sa nulla. Meglio controllare le provviste la prossima volta che viene la stiva. Come vi dicevo prima, ci sono delle missioni secondarie sulla nave. Che alcune, se non lo sai come fare, sono veramente una rottura di cazzo. Rifornimenti. Stranamente il magazzino di cibo sembra essere stato recentemente messo su quadro. Nessuno del gruppo l'avrebbe fatto, quindi ci deve essere una qualche altra spiegazione. Esaminale più da vicino. Non ci sono pacchetti lacerati o mezzi mangiati a indicare che la scomparsa è dovuta a ratti. Sembra più che qualcuno sconosciuto abbia saccheggiato clandestinamente il magazzino. Chiunque sia ladro è riuscito a evitare di essere scoperto da te e dai tuoi compagni. Magari una ricerca scrupolosa della nave ricreverà il clandestino. Già. Allora. Compartimento. Questo sembra essere un compartimento segreto per il contrabbando, ma se il codice è giusto non puoi aprirlo. Posso scassinare? No. Non mi ricordo chi è che ti dà il codice, devo essere sincero. Non era qua? Lo standby non è come in tutti i computer che vai sullo schermo, cioè... Schiaccia il tasto destro, fa impostazioni di destro, risparmio energia... Personalizza, poi c'è quello lì di risparmio energia e lo togli. Esatto. Allora, devo ricordare... Credo di avere dei passi dietro di te, ma quando ti fermi ad ascoltare scompaiono. Sta troia, vieni. Bambina... Dove sei? Ah, spoiler, una bambina. Ok, credo di avere dei passi dietro di te, ma quando ti fermi ad ascoltare scompaiono. Continuiamo ad avanzare. Così magari mi segue. Non ricordo se devo seguirla o se devo andare nella direzione opposta così che lei continui a seguirmi. Così la sgami. Non ricordo, quindi. Ci ho giocato troppo tempo fa. Mi sento stupro, madonna. Perché ricordo che in teoria prima riesce a trovarla. Meglio è, perché la sua missione è abbastanza... Quando ti fermi ad ascoltare scompaiono. Aspetta, ma io non posso mettermi una cosa che mi fa diventare invisibile, in teoria? Sì. Non ma so. Ti stanno uscendo le venette in faccia. È vero? Sai perché? È il lato oscuro, sì. Probabilmente. Allora ti danno qualche modifica corporale. Sai che non lo sapevo. Io pensavo fosse barba all'inizio. Anch'io. Però non ce l'avevo all'inizio. Senti l'eco di passi provenire dalla stiva. Eccola lì, peccato. Eccola qua. Sasha si chiama. Buona È una ragazzina che viene. Nabs, mi hotto badliaz. Avnez. Calmati. Non ti farò del male. Non adesso. Continuo a non capirti. Sasha.
Da quanto tempo sei qui? Ragazzina ti guarda un'espressione spaesata. Il mio nome è Adalberto. Indichi te stesso, il mio nome è Adalberto. Tu sei Waba Sosa Sasha. Waba Sosa Sasha. Prova a imparare il linguaggio di Sasha. Molte delle parole del tuo linguaggio sono mandaloriane. Mandalorei, così che dici mandaloriani? Quindi tu sei mandaloriana. Che minchia ci fai sulla mia nave? Tonki. Tonki ban. Tonki. Tonki ban non tonte. Quindi la Esfa tu dormi lì? Buona nakichu. Il pan, tutto, questa è la tua casa, la Esfa vuol dire casa. Kipuna, buona nakichu. Eswan? Don abuk. Mi Eswan. Don abuk sham. Tu ti nascondi, ok? Non sono capito, ma ho capito il significato generale. Brista, che vuol dire? È qualcosa che si trova qui dentro? Brista, che? Nave spaziale. Ok. Ti stai nascondendo un'astronave, è la tua casa. Ok, è fin qui. Cosa vuol dire Gondizen? Qualcosa su di me? Hai detto qualcosa su mia mamma? Qualcosa che ti piace. Okay. Ah, ti piaccio, capisco. Slimo. Capisco. Ma si sta provando con te. Kipuna. Mi sembra di sì. È giovinella, eh. Kipuna. Attenzione. Quindi non sto male? Sei come passi al lato oscuro. No, non ti farò del male. Di qualcos'altro, Sasha? Yum e Aunt Kesta. Si tratta di una parte della nave? Vuol dire cibo. Yum e cibo. Ah, ok. Nugis, pavimento? No. Non capisco. Nugis. Tu vuoi del cibo. Tabe, parlami di... Comunica con Sasha nella sua lingua. Perché sei nascosta sulla mia nave? Sei giunta sulla nave un po' di tempo fa, eri molto spaventata. Sei fuggita dai Mandaloriani e ti sei nascosta qui. Quando? Tu non vuoi andare via, Lebonok è la tua casa. Lebonok non è la tua casa. Ah, vivevi su Dantooine? Su Dantooine? Sì, vabbè, per ora abbiamo parlato già abbastanza. Ok, scendiamo sul pianeta. Mi sono perso sulla mia stessa nave, dove minchia è uscita? Se l'è fregata. L'ha portata via. All'uscita proprio, ho provato. Cos'hai detto di mia madre? Allora, ci portiamo dietro Yahani, che è un tank, e beh, Kanderus, che è un po' di cattiveria, ci sta sempre bene. Yahani deve essere di livello, ma proprio velocemente, anche perché è livello 6. Ok, aumento di livello. Non ha abilità di combattimento, sul serio? Salto della forza, è vero, è un guardiano lei. Picchia come un ferraio. Lei la costruiamo su un'arma, sulla mano sola, quasi quasi. Sì. La costruiamo con duellare. Potere della forza. Potere di cura? Seria? Ma sì, in effetti un altro che cura, adesso che non c'ho più Bastian nel party. No, ma aspetta. Combatte con te la ragazza? Ah no, ok. Io pensavo la ragazzina, scusa. No, minchia, vieni. Stordimento droide. Sì, ma più che altro degli altri personaggi mi frega molto poco. Alla fine io personalizzo il mio, gli altri li lascio molto liberi. Duellare potenziato. Poteri, stasi. Ah, anche te. Okay. Un todio e Jedi chiari, mamma mia. Yes. Fighette. Non hanno bei poteri. No. Per un cazzo.
Allora, sono sincero, io questo pianeta non me lo ricordo, per quello sono un po' incerto su andare avanti. Adesso è il pianeta di quei vampiri. F4. Ok, ricordo la tua nave, quella di Davik. Ma chi sei tu? Sono nuovo. Non sembri un transodiano e non lavori per Davik. Chi sei? Lavoro per Davik. Fallimento, merda. Lavoro per la Repubblica. Ok. Se vedi non agitati troppo ti faccio entrare. Ok. Ok, i contrabbandieri vengono qui tanto in tanto. Ma la delta transodiana è un po' difficile da capire. Okay. Ah, forse è uno di un mercato. Sì, mi sa anche a me. Sono sempre molto utili in questi. Ah, sì. Icciuta. E sto uccido. Ah, è capitato. Così, al volo. È diventato un pianeta con. Ma no, che sia. Salve, lei è, mi scusi. Non sei come ti aspettavo, troppo umano. Non si vedono molti come te. Sto cercando di sconfiggere Darth. Ma hai sentito nominare? Per caso un nuovo signor dei Sith che sta bastonando la Repubblica? Piace, Sdra. Sì, è il signor oscuro dei Sith. Come mai non sai queste cose? Ecco. Sono un po' tanto fuori dal resto della galassia. Non lo so questo sistema da quasi 50 anni. Non è una brutta vita, tutti gli attrezzi che mi servono, i contrabbandieri transodiani mi portano cibo. Ok, quindi sei un inventore? Forse. Ok. Perché ti sei stabilito qui sulla stazione? Stai tutto il tempo qua da solo? Sì, ok. Ogni tanto arrivano i contrabbandieri. Chi sono i contrabbandieri? Rodiani, uomini di pesce, tu e Lek, ok. Lavorano tutti per un'organizzazione chiamata Lo Scambio, cioè quella per cui lavorava Davik. Scambisti? Hai trovato il pianeta degli scambisti? Ma cosa da vendere? Ho un po' di roba in giro. Ma non è roba a un mercato, mi pagano bene per i miei lavori, quello che vendo a te non posso venderlo a loro, giusto? Ma se puoi pagare ho qualche oggettino avanzato da mostrarti. Ne provo continuamente, quindi se non trovi quello che cerchi puoi trovare, puoi trovarne più tardi. Mi sa che questa è una robetta interessante. Ha tre cazzate in croce, tre. Ma ha un'armatura meravigliosa. Bellissime. Armatura ombra. Scudo droide. Uno scudo illimitato per i droidi. Che bello. Ma costa tutto. Troppo. No, 6.000 l'armatura d'ombra. Sì, però non saprei neanche che cazzo darla. Cioè. Ah no, è un'armatura. Purtroppo esatto. Adesso che siamo Jedi non possiamo più mai più usare armature. È un po' un peccato. Cioè, in pratica dovresti comprarla per qualcun altro. E dato che nel party uso quasi sempre solo Jedi. Scusa, se io salvo, ma se proviamo tipo a girare in. Accesso negato. Se voglio andare di qua. Maledetto Jizka. Cioè. Accesso negato. Quindi. Sai giocare a Pazak? Sa giocare a Pazak, certo. Certo che sa giocare. Figurati se non sa giocare a Pazak. Perché non lo posso uccidere? Non lo posso uccidere, ma che peccato. Vabbè, ragazzuoli, io direi di chiudere qua. A sto pianeta io non l'avevo mai visto. Boh, sarà nella versione PC e non in quell'Xbox che giocavo io. Ma direi che per questa live è finito. Ci vediamo domani sera alle 9 con la live della compagnia di disagio. Domani pomeriggio invece con Marty che fa una sua live su Asago Academy. Quindi controllo un attimo Reddit, ma di solito non fate quasi mai immagini per Star Wars. Ma quindi ci butto un occhio per scrupolo, perché poi mi dite no, non ci guardate, c'erano 50 immagini, ma credo proprio di no. No, non ci sono, non ci sono. Infatti non ce n'è una. Ma perché oggi non eravamo su YouTube. Sì, allora. Sì. Quindi, come al solito, vi lasciamo con l'outro e noi ci vediamo appunto domani sera con la compagnia di disagio. Questa volta la proveremo su YouTube, sperando funzioni tutto. Alla prossima, ragazzuoli. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
Lode al dio Lut, colui che riempie gli scrigni di monete d'oro e le tasche dei nemici di pozioni, colui che forgia potenti armature e possenti armi, colui che nasconde armi artefatto in santuari nascosti e protetti da guardiani dalla smisurata potenza, laddove solo i più temerari guerrieri ed i luttatori più incalliti osano andare. Sacri sono i suoi tre aspetti. Il primo è il nano forgiatore, un nano plurimillenario, tutto muscoli, dai denti d'oro e dal sorriso facile. Il secondo è il Lutai, l'occhio che tutto vede, l'occhio dell'antica moneta volante, l'occhio che segue solo i fedeli più assidui. Il terzo, quello che solo in pochi hanno visto, è la fanciulla, una bella ragazza formosa dai capelli rossi e gli occhi verde smeraldo, i cui capezzoli sono coperti da due monete d'oro che ella può ricreare a piacimento. Si rivela solo ai grandi luttatori ed è la ricompensa finale. Sommo dio Lut, mettici alla prova, poiché nella battaglia e nel bottino viene forgiata e consolidata la fede in te e al contempo dimostrata la tua benevolenza. Indicaci la via e benedici le nostre armi e infine portaci la battaglia, la gloria e il bottino.